La zanzara veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Carissimo amico mio Giuseppe Parenzo e Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Buonasera ragazzi, io sono il solito Fabrizio MCC di Roma, dai, su quello che sarà innamorato della puttana. No, adesso ho conosciuto una sudamericana, una colombiana, una cosa, c'ha una pelle vellutata come una pesca proprio, ma una cosa spettacolare, guarda. Ciao Sabrina, qua quando sarà più là smetterò, mi troverò una compagna e diciamo metterò la testa un po' più a posto. Come ma scusa, hai salutato una Sabrina prima che sei andata alla mignotta da lei, no? No, un'amica mia, c'ha un buco di culo, c'ha 52 anni, c'ha due figli, c'ha due chiappe, amore mio, ho capito, una fresca. No vabbè, è la moglie dell'amico, dai, la moglie dell'amico, ci mancherebbe, le mogli degli amici, le mogli non si toccano. No, 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 le mogli non si toccano, ciao, ciao, un bacio. David, caro David, eccoci qui, carichi come sempre. Eccoci qua. La signora Rom, capa di tutti i Rom italiani, pseudo rappresentante della comunità Rom italica, chiamata nelle trasmissioni TV in quanto Rom, in quanto più acculturata degli altri Rom, la signora Diana Pavlovic, ottima mi ragazza, accusa, brava attrice. Mi accusa, mia attrice. Adesso non è che si vede, attrice. Sì, ma non è che la vediamo, sì, sì, ma come dire, teatro. Non la vedi, non la vedi sui in teatro, tappeti rossi. Non la vedi in teatro perché stai sempre qui a dire minchiata alla radio. Ma in realtà lei è una brevissima attrice di teatro. Comunque, ti ha fatto un 1-2-1-2. Sì, ma quale 1-2-1-2? Sì. E ti ha accusato di una cosa verissima. Sentiamo. Responsabile Cruciani, uno anche dei responsabili dell'odio. Senza ombra di dubbio, senza dubbio, perché tu non è che ti limiti a far sentire qui l'odio, che vabbè, quello potrebbe essere anche interessante dal punto di vista sociologico, ma lo difendi. No, cioè, assolutamente difendi no. Il diritto a essere razzisti. Quindi sei complice assoluto di questa porcheria. Sì. Cosa rubavano? Ma che allora, fermiamoci un attimo, noi siamo alle immagini, Cruciani, però voglio sentire Luca. L'avvocato su quello che avete detto. Però Cruciani è uno di quei responsabili di questo odio diffuso. Va bene, è un'affermazione molto grave. Responsabile dell'odio diffuso. Sì, ma non perché fai sentire questa porcheria, dai, che ogni tanto, ma perché la giustifichi? Ma io non perché, giustifico nulla, sì, figurati. Ma è giusto che la gente si esprima, faccia sentire il proprio odio. Allora vuol dire giustificare, il non prendere le distanze. All'odio. Dicendo questo ha ragione Diana Pavlovic, perfettamente. All'odio. Non c'è nessun diritto come all'odio. Come c'è l'amore c'è anche l'odio. Dici una cosa falsa. Falsa, perché falsa? Non è così peraltro. Perché ti scaldi così tanto? Stai tranquillo. Perché dici non delle ti scaldare. Perché no, ha ragione Diana Pavlovic. Vabbè. Un conto è far sentire le minchiate dire lei sta dicendo delle cose razziste, si dovrebbe vergognare, come provo a fare io. Un conto è dire no, ma lei ha diritto a essere razzista. Perché ti scaldi? Perché è un tema cruciale, fondamentale. Tema è un tema fondale. Tema è un tema del cazzo quando lo tratti tu.
Allora, voglio dire a DJ Francesco Facchinetti, benvenuto nel mondo della realtà, nel mondo reale, che è quello in cui una persona come lui giustamente dice: mi compro un arsenale, perché hanno fatto una rapina a casa del padre. Però siccome lo ha detto lui, mi compro un arsenale, sparo ai ladri se provano a entrare dentro casa mia. Siccome lo ha detto lui e non lo ha detto Salvini, non lo ha detto un becero leghista, non lo ha detto un pazzo, non lo ha detto un criminale, non lo ha, uno perché uno immagina sia un criminale, no? Allora tutti zitti. Ha detto: mi compro un arsenale. Tutti un corno. Tutti zitti, tutti dietro. Bravo. Ma sì, tutti, hanno rubato chi? A casa del padre. Tutti chi bravo? Dai. Chi può dire bravo? Mi compro un arsenale. Ma chi ha detto bravo? Tutti applausi. Tutti applausi. Bravo. Giusta reazione. Mi compro un arsenale. Ma quale giusta? La follia. A proposito di difesa personale, scontro tra il gioielliere Zancan e Carabue, e il mitologico Carabue. Fammi pensare, allora, un attimo dove è avvenuta questa cosa, fammici ragionare un secondo. Beh, due programmi possibili ieri. Dunque, su Rai 1 dubito. Rai 1 non è. O è la quinta colonna, come la chiami tu, la quinta colonna oppure è dalla vostra parte. Ecco, però parliamo della stessa rete, sempre di Rete 4, assolutamente, no? Assolutamente, sì. Eccola, benissimo. Perché tu dici che più che Rete 4, Rete Odio, dici? No, non ho detto sì, Rete Odio. Dillo. No, non lo penso. Rete Odio, sì. No, non penso. Allora, Zancan, il gioielliere contro Carabue. Ora io dico, Carabue ti piacerà sicuramente, uno che fa, ma va lì solo e esclusivamente per esibizionismo. Il signor Carabue, eccola, è un grande esibizionista. Che ecco, esibizionista. Un esibizionista con questa palandrana. Ci va, ma con questa palandrana. Ma vai a quel paese con quei tuoi capelli sporchi, che vai in televisione anche tu con quei capelli sporchi e prendi in giro il negro con la palandrana. Dai, su, da che pulpito viene la predica? Lui con i capelli sporchi, che non si fa il bidet, che nello studio di Milano non ci può stare nessuno. Questa è l'altra verità da dire. Perché gli amici della Sette e di Bianco e Nero, si chiama Bianco e Nero, insomma, sì. Di Bianco e Nero di Telese, la verità è che dallo studio di Milano non possono collegare nessuno quando vai tu lì, sei un costo per quell'azienda, perché puzzi e devono mandare il disinfettante dopo per collegare qualcuno. Gomez, Peter, l'altra volta ha detto: dove mi collegate? Dice: dallo studio di Cruciani. Ah, non è vero. No, mi dovete collegare da casa. Anche il Rom si rifiuta di collegarsi. Il Rom, dovevano venire dei Rom a collegarsi, hanno detto di no al povero Telese, ha detto: no, preferiamo stare nel nostro campo che è più pulito, perché dove sta Cruciani non ci vogliamo stare. Oggi è impazzito. Così hanno detto i Rom. Gli ho parlato, i Rom di Milano, hanno detto così. Zancan, Carabue, sentiamo. Guardi, non siamo protetti, lo facciamo. Io capisco che lei deve vendere la sua catena di pistole d'oro, non so che cosa si sia inventato. Non no, certo, io non sono qua a fare come... Ma cosa stai dicendo? Ma cosa ecco, ricordiamo che Zancan è un gioielliere che ha subito rapine, c'è stata anche una vicenda che ha coinvolto un benzinaio, il benzinaio Fracchi. Carabue, la morale la vai a fare la tua tribù, non a me, è la gente, no, come me, la vai a fare la tua tribù, hai capito? Io non ho una tribù. Torna da dove sei venuto, tu la morale a me non la fai. La morale balla a fare, ma guarda che... la tua tribù. E lui ride, ma è razzismo questo o no? Signor Zancan, ha un professore universitario, ma me ne frego di Zancan. Professore? È un finto professore. Ma io spero che ti quereli. È un finto professore. Io mi auguro che ti quereli e ti porti via quel poco che ormai hai. Io mi auguro che ti quereli. È un finto professore. Io mi auguro che ti quereli. Che cosa è? Diritto delle culture? Che cos'è cultura? È un finto professore, Carabue. Non è un professore universitario. Stata la mattina, adesso lo chiamo. Stata la mattina della serie in televisione, quale professore universitario? Lo invitano, di cosa? Professore di che? Di cosa? Chiamo, di un cazzo? Lo sto chiamando. Professore del nulla, professore. Io lo chiamo ora in diretta. Michele? Lo chiamo. Michele? Ma che Michele? Lo sto chiamando in diretta, guarda. Dai. Lo chiamo torna nella tua tribù col bongo, dai. Lo chiamo. Dice Zancan. Io non sono d'accordo. Fratello Michele, scusami, sono Valenzo. Ti chiamo in diretta dalla Zancana. Manda Zancan. Ti volevo dire... Lei è sconosciuto. Ma tu sei un ignorante patentato a parlare non così. Non insultate, no, adesso no, cominciamo. L'ignorante non è un'offesa, è uno che ignora la realtà dei fatti. Lui ignora tutto. Lei è noto per le fesserie che dice. No, a le fesserie le dici tu e torna dalla tua tribù col bordo. Tanto per calmare le acque, andiamo un attimo.
perché reputo questa cosa, siamo qua in diretta, vergognosa. Ma che vuole, che no, l'ho chiamato io, l'ho chiamato io. Che vuole, ciao Carabue. Michele, caro, grazie. Ma continua cosa, a Michele, lottare. Michele, non ci ciao. Chiamo. Ciao, ragazzi. Ciao. Ma che ciao. Dice? È una finta, è no. una finta università, allora, un finto professore, questo. Carabue, non è Cruciani vero. Sta dicendo in diretta che sei un finto professore universitario. Poi per cortesia ti do io tutta l'assistenza ma legale, quale? Querelare è diventato... Cruciani e portargli via tutto quel poco che ha. Mi fai sto favore, eh? Se lui dice che sono un finto professore universitario, ma no, di una finta, l'ha detto alle 18:44. Ho i nastri qui. Ma lui sa Google. Ma sì, ma professori no, sono ma tutti. Anch'io posso diventare professore. È Michele, un finto professore. Michele, dammi di un finto retta. Insegnamento. Portagli via ma tutto dai, quello su, che ha. Dammi Carabue, retta. Professore universitario. Bravo, dai. Bravo, dai, Carabue, bravo. Un finto. Ma che basta, ma non fare il buonista immigrato. Ciao, ti chiamo dopo, fratello. Ti abbraccio forte. Mamma mia. Bruciava, vai col traffico, devo cacare, non mi piglia il wifi in bagno. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati sul tratto lombardo della A4 Torino-Trieste, code per incidente tra Palazzolo e Rovato in direzione Trieste. Per il solo traffico, incolonnamenti a tratti segnalati sull'intero percorso milanese della stessa in ambo le carreggiate. Code per lavori in Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Orco Feglino e Spotorno verso Genova e sulla A14 Adriatica tra Teramo e Roseto degli Abruzzi in direzione Taranto. Per il momento è tutto, ci risentiamo alle 19:15. La Zanzara. Le donne dicono sti uomini che tenne le barbe, no? Sa credere che quella è virilità, ma quale virilità? Là ci vuole l'anerchie, non la barba, ci vuole l'anerchie, che le barbe, quale virilità? Alla fine la prova della verità è sempre l'anerchie. Sì, ma riportando... Solo di capire, tagliate queste barbe, non potete fare manca una scarpetta, lo piace che vi pozzo tutte queste pile. Come facete? Puzzate, fatevi le barbe, cercate di essere ragazzi giovani, anziani puliti, belle. Ma non che la virilità, quale virilità? Alla fine senza alza la nerchia, non c'è. Là ci vuole la nerchia. Sempre lì, è sempre credo lì. Che abbiamo capito, credo che abbiamo capito. Sempre grazie. Lì si va a finire, grazie. Sempre lì si va a finire. Comunque mi stanno raccontando delle cose di questo Carabue, amico mio. Come mai fu cacciato dalla Regione Puglia? Come mai? Risponda, Carabue. Carabue, quello che sta sempre in televisione. Io come mai fu cacciato dalla Regione che Puglia? Porti via quel nulla che hai. Spero davvero. Come mai fu cacciato da un assessore della Regione Puglia? Ci racconti tutta la storia di questo professore, ma tra sei virgolette. Capo redattore dalla vostra parte sei? Professore sei? Universitario. Cosa sei? Il capo redattore dalla vostra parte? Ma che c'entra? Che me ne frega? Quindi... Dalla parte di chi poi? Dalla vostra, quella dei bianchi. Comunque, dalla parte dei bianchi ma che stanno bianchi, solo. Che bianchi, basta. Dalla con vostra parte. Solito buonismo ridicolo, dai, su. Allora, si parla di vitalizi, grande battaglia dal signor Cito e il signor Giordano. Questa volta è quinta colonna, sempre vitalizi. Vampiri! Ma il nuovo libro di Mario Giordano si intitola Vampiri! Quello precedente come si chiamava? Sanguisughe! E cosa c'è nel lancio del libro? Molto più che sanguisughe! Oggi vampiri! Ragazzi, ma di che parliamo? Ma no, ma di cosa parliamo? Ma è vero. No, meraviglioso il titolo, ma è tutto per carità. Vero. Ma la cosa meravigliosa è molto, siccome l'ha scritto già sanguisughe l'anno scorso. Corso, no? Allora nella copertina c'è scritto molto più che sanguisughe, vampiri! Ma dai! Ho capito. È vero che sono vampiri. E il terzo libro che cos'è allora? Assassini! Dice l'anno prima era sanguisughe, quest'anno è vampiri. Il 2018 cos'è? Assassini! Tu allora dovresti avere il coraggio di dire che Mario Giordano incita alla violenza nei confronti dei politici che hanno il vitalizio. Dovresti essere coerente e dire questo. Ma non dico dai. Niente. Allora, ma non dico grande niente. Sconto tra Cito, Giancarlo. Diciamo che non è che scelgono proprio uno. Diciamo, non scelgono
scelgono sì, uno sì. stinco di santo. No, insomma, no, 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 signor Cito, ex. Io scusami, sì. se devo. Io sto con Giordano in questo. Ecco, tutta no, la vita. Io, però, se devo andare a cena, preferisco andare a cena con Cito. No, io con Mario Giordano. No, Giordano mi fa due coglioni così. Cito, no, no, no. Mario, Cito, hai capito, Mario? È un delinquente. Oh, benissimo, prendere beh, nota. Sì, Mario, perché porta conosco, via tutto. Perché lo conosco. No, io invece voglio portare via tutto. Così, perché ti fa bene? Hai dato qualche mazzata sulla testa. Io vado a cena. No, con Cito mi fa schifo. Con Mario Giordano. I banditi più perché divertente. È una persona molto divertente, Mario Giordano. Comunque, quindi Cito, vado con Giordano, sentiamo. Cito ci spiega che dobbiamo parlare degli immigrati. In effetti non ne avevamo mai parlato, grazie. Cito che ci spiega i 35 euro agli immigrati. È vero, non ci avevo pensato, la ringrazio, Cito. Grazie. E lui. Non ci avevo pensato, lui rassomiglia a un vampiro. Quella sì, è la faccia cattiva. Io vampiro. Io vampiro, io non perché sono mai quando stato ogni volta vi dico, perché io sto parlando, io una persona educata, ma io condanno e non mi dito nel naso. No, io il dito quando, lo metto da un'altra parte. Quando io sto parlando, lei deve sentirsi la canzone degli squadri. No, lei si sente la canzone della giustizia. Che io condanno e non ne ho ricevute. Non pensavo di dire tu quali ha ragione il squadro. Aspetta un attimo, ma è bellissimo. Io ho lavorato oltre 50 anni il come si chiama da? Io sono innocente, devo andare alla trasmissione perché dopo 25 anni bambino hanno detto che io sono innocente. No, il fatto non sussiste e infatti le hanno tolto. Ma stai zitto, stia attento che quel dito poi lo mette da parte. Ma fammi piacere, dice adesso lei quanto prende il stipendio al mese. Ma io cosa vuol dire? Ma fammi piacere, tanto chi deve sapere. È una differenza. Ma stai zitto, stai zitto. Vai a raccogliere i lupini, vai. Raccoglie le cose, aspetta, non raccoglie. I lupini. Allora ragazzi, iniziamo con... Come combatte Marione Giordano, come lotta. Beh, pure l'altro, eh. Andrea, provincia di Pesaro, vai. Cito è stato sindaco di Taranto, condannato, eccetera, eccetera. Gli hanno tolto il vitalizio di recente. Vai, Andrea, dimmi. Ciao, Cusani. Ciao, Parenzo. Vai, il dimmi. Oh mio Dio, adesso ci sono io. Dai, Andrea, non fare, Lidl. Non fare il coglione, dai, parla bene, no. Parla senza hanno auricolare, viva voce. Appena chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari. Io dico che io volevo vedere sì. Nelle cabine della Lidl, sì. Però Parenzo e Dario Figo richiusi. E io che tiro le banane, visto che figata. Ah, che ridere, mamma mia. Andrea, c'è il tuo sogno? Scusa, no, aspetta, cerchiamo di analizzare. Non c'è da analizzare. Parenzo trema. Mamma mia, dove ti trovi? Aspetta, dove ti trovi? Andrea, dove ti trovi? Non c'era ancora l'aborto quando è nato lui, vero? Non è stato introdotto ancora, è stato introdotto dopo? Ma credo di sì. È nato prima della legge sull'aborto, lui, vero? Andrea, credo di sì, non so. Quando è nato? Dal buco del culo? Ecco, Andrea, fine, 18 e 50. Andrea, dove ti trovi intanto? Dove ti trovi? All'ospedale, ovvio, che domande fai? All'astro. Dove ti trovi? In una stanza? Hai il viva voce? Hai l'auricolare? Si trova in una stanza con le mani legate dietro. Cioè dai. Vorrei curare Parenzo. Vabbè. Dai Andrea, non fare il cretino con me, che non attacca. Dimmi, mettiti bene. Ti devo sentire bene. Andrea, non è legato al letto, dai. Perché hai chiamato? Andrea, perché hai chiamato? Per sfogarmi la tua comparenza, quello razzista al contrario. Cioè? Spiegami perché è razzista al contrario. Sì, perché con la scusa del razzismo lui, furbamente, dà ragione ai negri e ai rom. Vabbè, vai a fare in culo. Francesco da Roma, dai. Buonasera, Parenzo e Cruciani. Dimmi, buonasera. Chiamo da Roma e per stare totalmente d'accordo con Salvini. Analizziamo questa. Tu chiami da Roma per stare d'accordo con Salvini
A prescindere, dai, su qualunque cosa, dai. Riguarda i dipendenti leader. Riguarda i dipendenti leader. Cioè, la frase è questa, perché io non sono un purista della lingua. Sì, no, no, allora, no, però mettiamoli, no, mettiamo in ordine. Non vorrei questa. Che si dicesse che gli analfabeti votano per Salvini, eh? No, cioè, non vorrei che da questo si deducesse che gli analfabeti votano per Salvini. Allora, non vorrei che si deducesse vuoi questo. Ripetere la frase, Francesco. Ripeti la frase, per favore. Ecco, esatto. Chiamo da Roma. Per... Chiamo da Roma. Sì. E per dire che sono totalmente d'accordo. Sì. Con. Non hai detto Salvini. Questo, ma comunque sì, io d'accordo. Poi? Totalmente d'accordo con Salvini. Sì. Bene. E col fatto di difendere i dipendenti della Lidl. Sì. Con dillo a parole tue, sì. Con i nostri avvocati. Con i nostri quali avvocati? Con gli avvocati che noi. Quali avvocati? Noi, quali? Chi? Noi nostri forniremo. Chi? Ma noi chi? Ma noi chi? Noi chi? Noi della Lega. Ma noi della Lega chi? Ma tu non sei della Lega, niente. Sei Francesco da Roma. Sì. Sì, allora? Per prima cosa non sono della Lega, ma sono di noi con Salvini. Sei di noi con Salvini. Noi con Salvini. Tu fornisci Salvini. L'avvocato di che? Quale avvocato? Tu no, io non fornisco niente, però se ma come detto essere... Salvini vuole fornire... Vuole fornire, allora legale. Tu sei d'accordo con chi fornisce? Sì. E anche sulla fornitura? E anche sulla fornitura? E la fornitura? Io l'ho detto. No, ma la fornitura, come funziona la fornitura? Sì. Come funziona? Sì. Che se loro hanno bisogno di. Ecco, di no, ma la spedizione porti... come avviene? Nessuna spedizione. Ma la spedizione loro... del cervello ci deve essere prima! La fornitura del cervello ci deve essere, cazzo! Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Siamo il top! Siamo il top! Ma va suca! L'hai seguita sulla strada e nei tuoi sogni. Ne hai studiato i più piccoli dettagli. Ora finalmente potrai guidarla. Con Cayenne Comfort Leasing, se acquisti la tua Cayenne Diesel Platinum Edition entro il 30 giugno, dopo 18 mesi ti garantiamo il 77% del suo valore d'acquisto e sarai libero di sostituirla con una nuova Porsche. Scopri i dettagli e i centri Porsche aderenti all'iniziativa su Porsche.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi nei centri Porsche aderenti e su Porsche.it. Salva approvazione Porsche Financial Services Italia. Concorrenti sleali? Axerta. Dal 1963, investigazioni a tutela di aziende e istituzioni. 800-800-007. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. La calvizie ti preoccupa? Prevenire è meglio che curare. Istituto Elvetico Sanders ti offre il test del DNA al solo costo di spedizione di 50 euro. Infatti, in occasione del suo 30° anniversario, gratuitamente scoprirai se sei predisposto alla calvizie. Istituto Elvetico Sanders. I capelli vanno difesi e non rimpianti. E se pensi che sia troppo tardi, autotrapianto capelli con tecnica FUE, realizzato da esperti chirurghi nella struttura sanitaria più adatta a te. Visita specialistica gratuita 800-28-3838. 800-28-3838. Ancora un altro. Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare? Dov'è finita? Il cliente è infuriato. E non la trovo, troppi documenti. E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienze e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. Su Classe B Next, la tecnologia ha una risposta a tutto. Non vedo l'ora che arrivi il weekend. Con i fari LED High Performance lo vedrai prima. Ma se potessi tornare indietro? La telecamera posteriore può aiutare. Carino quello lì, sono già innamorata. Meglio attivare il sistema antisbandamento. Classe B Sport Next, con un vantaggio cliente di 2.696 euro IVA inclusa. Scopri le tre Limited Edition Next e l'offerta completa su mercedesbenz.it. C'è una fiera in cui le aziende incontrano e selezionano i loro nuovi agenti di commercio. Forum Agenti Roma, l'unica manifestazione interamente dedicata ai colloqui di ricerca agenti. Per partecipare come espositore, vai su agenti.it e clicca su Forum Agenti Roma, forumagenti.it, dove le aziende incontrano gli agenti. Facciamo energia insieme? Io e te? Certo! È il programma di risparmio energetico di Bartucci S.P.A. rivolto alle imprese. Ah, mi sembrava troppo bello. Guarda che è bello davvero! Bartucci interviene senza investimento iniziale per il cliente e condivide i risparmi generati. Ah, perfetto! Allora mi dai il tuo numero? Vai sul sito bartucci.it e trovi tutte le informazioni e i contatti. Bartucci S.P.A. Investiamo per farvi risparmiare.
Ehi, non stai pensando all'assicurazione auto, vero? Anch'io sto pensando ad altro, tanto ho Conte.it, prezzi convenienti, assistenza a sinistri 24 ore. Parliamoci chiaro, Conte è Conte. Fai un preventivo. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. I tuoi denti si muovono? Sono sensibili al caldo e al freddo? Le tue gengive sono infiammate? Si sono abbassate? Soffri di alitosi? Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Ma un'alternativa c'è! Cliniche EDN. Dalla nostra ricerca, la cura non invasiva con il microscopio e il laser. Prenota una visita nella sede più vicina a te, all'800 090 106 o su parodontite.it. Non perdere tempo. Salva i tuoi denti. Evita gli impianti. 800 090 106. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. La morte di Fabo in Svizzera, doverosa la riflessione, dice Gentiloni, si autodenuncia accappato. Maternità surrogata, coppia di uomini entrambi padri, lo ha riconosciuto una sentenza di Trento. La Russia avverte Washington, se gli Stati Uniti aumentano gli armamenti reagiremo. Calcio, Coppa Italia, in campo Juventus e Napoli, la vendita del Milan non è più sicura. Buonasera dalla redazione, da Valeria De Rosa. La morte di Fabiano Antoniani in primo piano, la riflessione del premier Gentiloni, mentre oggi pomeriggio Marco Cappato si è autodenunciato ai carabinieri. Il governo italiano guarda con rispetto al confronto parlamentare che c'è e credo sia doveroso. Lo ha detto il premier Gentiloni intervenendo sulla vicenda di DJ Fabo, il quarantenne cieco e tetraplegico dopo un incidente che ha scelto il suicidio assistito in Svizzera. Un caso su cui si è espresso anche il Vaticano attraverso le parole dell'arcivescovo Vincenzo Paglia, che lo ha definito una sconfitta della società. Ad aver accompagnato DJ Fabo in Svizzera è il radicale membro dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, il quale nel pomeriggio è andato ad autodenunciarsi per aiuto al suicidio, sperando, ha detto, di potersi difendere in un processo. Ai carabinieri di Milano Cappato ha rivelato che continuerà ad aiutare chi decide per l'eutanasia in un caso materialmente. E nella stessa clinica svizzera dove ha trovato l'eutanasia di DJ Fabo è morto a mezzogiorno Gianni Trez, un 65enne veneziano. Ora facciano una legge per impedire questi pellegrinaggi crudeli, l'appello dei suoi familiari. Intanto, licenziata dalla Commissione Affari Sociali della Camera più di una settimana fa, la proposta di legge sul testamento biologico dovrebbe approdare in aula non prima di lunedì prossimo. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore. Senza leggi chiare, le decisioni su questi temi dipenderanno dalle sensibilità dei singoli giudici e questo è orrendo. Nel ruolo di supplenza della magistratura parla con Radio 24 Filippo Lamanna, ora presidente del Tribunale di Novara, che da giudice della Corte d'Appello di Milano 8 anni fa aprì le porte con la sua sentenza alla conclusione della battaglia giudiziaria del caso Englaro. Lo ha intervistato Raffaella Calandra. Travaglio profondissimo. La politica preferisce rimandare. Non solo non è giusto, è qualche cosa che fa orrore. Il non provvedere è già una scelta, sono norme sparpagliate, implica percorsi processuali lunghi. Questa non è una vera tutela del cittadino. La magistratura esercita un ruolo di supplenza. Noi dobbiamo garantire al cittadino una tutela effettiva che passa attraverso l'attuazione di diritti riconosciuti in maniera semplice dalle leggi. Non è vero che si tratti di soluzioni così difficili da trovare. Oggi nel caso di Fabo si pone l'ulteriore problema di una tutela non solo dell'incapace ma anche della persona capace. Un paragone ai tempi precedenti la legge sull'aborto. Ci sono delle analogie evidentissime. Quante notte non ha dormito lei prima di prendere la decisione sulla vicenda Englaro? Un mesetto. Pieno valore ed efficacia in Italia una decisione della Corte Superiore di Giustizia del Canada, riconosciuta la genitorialità a due uomini che erano ricorsi all'estero all'utero in affitto. Entrambi genitori, anche se il padre biologico è solo uno dei due, l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento, che porta alla data del 23 febbraio, per la prima volta introduce questo concetto, tanto semplice quanto rivoluzionario. Un nuovo passo avanti, secondo le famiglie Arcobaleno. Sentenza storica, l'ha definita il giudice e direttore del sito Articolo 29, Marco Gattuso. In qualsiasi modo siano nati i bambini,
questa modalità di nascita non può ricadere sui loro diritti. Noi dobbiamo riconoscere e proteggere i diritti fondamentali dei bambini a prescindere dalle modalità del concepimento. Questo credo che sia un principio fondamentale di giustizia. La maternità surrogata è vietata in Italia, la coppia si rivolse all'estero, ma per la prima volta passa il principio secondo il quale madri e padri si diventa non soltanto grazie al corpo, ma anche grazie all'intenzione. Nell'ordinanza si legge che si deve escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico tra il genitore e il nato. All'opposto, conta la responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il bambino. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero non c'è alcuna intesa sulla data e il luogo di incontro fra il presidente americano Donald Trump e Vladimir Putin, ma i preparativi pratici a tal fine sono stati avviati. Il dialogo tra Trump e Putin però fatica ancora a decollare. Dovevano vedersi presto, a Reykjavik o forse a Lubiana. Dovevano parlare di sicurezza e interessi comuni con la mediazione dell'amico Rex Tillerson, segretario di Stato già tanto criticato per la vicinanza d'affari con Mosca. Dovevano, ma per adesso attendono. Cambiare le dinamiche conflittuali tra Mosca e Washington, che a parte la breve pausa degli anni 90 sono in fondo la norma, si sta rivelando più difficile del previsto persino per il vulcanico inquilino della Casa Bianca. L'uomo che alza molta polvere con i suoi tweet a tutto campo non sembra voler appesantire troppo la sua splendida macchina da guerra, già modificata in corsa proprio per il rapporto inappropriato di alcuni suoi uomini con omologhi del Cremlino. Trump, 5 settimane nel ruolo di presidente, avrà poi notato che Mosca non è poi l'amico che tutti gli americani sognano. Meglio dunque promettere grandiosi investimenti alle forze armate che occupano milioni di americani, un argomento che al Cremlino peraltro capiscono benissimo. E poi si vedrà. Come dire, va bene il dialogo, ma America First vale anche per Mosca. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Da Mosul in Iraq i civili continuano a fuggire mentre i bombardamenti restano intensi. Intanto avrà forse un seguito giudiziario la vicenda dei visti che sarebbero stati venduti per 10.000 euro dal nostro consolato a Erbil nel Kurdistan iracheno. È stato sostituito il responsabile della sezione visti del consolato italiano Erbil nel Kurdistan iracheno. Questo è il risultato della missione ispettiva della Farnesina, rivelata da un articolo di stampa nel quale veniva denunciato come ben 152 visti per l'Italia sarebbero stati venduti per 10.000 euro a cittadini curdi, arabi iracheni e profughi siriani. L'inchiesta della Farnesina sarebbe partita prima di Natale su segnalazione della precedente console insospettita da alcune anomalie. Ora il Ministero degli Esteri ha trasmesso gli atti alla procura per i probabili strascichi giudiziari. Secondo alcune indiscrezioni, e fatto ancora più grave, a beneficiare di questi visti a pagamento sarebbero state persone cui era stato negato il lasciapassare verso altri paesi europei per ragioni di sicurezza. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe anche la Visametric, agenzia incaricata di preparare le domande ufficiali. Il tutto mentre a Mosul prosegue l'assedio delle forze irachene ai jihadisti, barricati con centinaia di migliaia di civili nella parte ovest della città. Quasi 9.000 persone sono riuscite a fuggire nelle ultime ore, raggiungendo il territorio controllato dalle forze regolari. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica italiana con la costituzione dei gruppi parlamentari del Movimento dei Democratici e Progressisti. Prende forma in Parlamento il soggetto politico nato dalla scissione del Partito Democratico. Oggi la Camera si è infatti riunito per la prima volta, articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti. I deputati confluiti nel nuovo gruppo sono 37, di cui 20 ex Partito Democratico e 17 ex Sinistra Ecologia Libertà. Il capogruppo sarà Francesco Laforgia, eletto all'unanimità. In Senato il nuovo gruppo è invece formato da 14 senatori, tutti provenienti dalle fila del PD, e il capogruppo sarà Maria Cecilia Guerra. Dobbiamo aggredire il grande spazio politico esistente, ha detto il bersaniano Roberto Speranza, leader degli scissionisti. Molte adesioni, ha aggiunto, sono arrivate in queste ore. Restituiremo a tantissimi elettori del centro-sinistra la voglia di tornare a fare politica. Nel Partito Democratico, intanto, la ministra delle riforme, Anna Finocchiaro, si schiera a sostegno di Andrea Orlando, candidato alle primarie per la segreteria del partito, e boccia la scissione. La minoranza, spiega, non ha saputo gestire le pluralità che ci sono nel Partito Democratico. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Giornata milanese per il premier Paolo Gentiloni, che conferma gli impegni del governo per la città.
Passo dopo passo manterremo gli impegni per Milano, parola del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che nella sua prima visita da Premier nel capoluogo lombardo conferma il patto per la città firmato da Matteo Renzi a settembre e annuncia il via libera del CIPE venerdì prossimo a due dei progetti che ne fanno parte, la variante della linea 4 del metro e il progetto di riqualificazione del quartiere Adriano. Poi il sostegno politico per la candidatura della città ad ospitare l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, una partita difficile, sottolinea nella conferenza stampa a Palazzo Marino insieme al sindaco Giuseppe Sala. Non sarà una partita semplice, ma penso che Milano abbia le carte in regola e certamente il sistema paese farà squadra e il governo lavorerà ventre a terra per consentire questo risultato. È una partita difficile. Venerdì organizzeremo una visita tecnica a Londra per mettere a punto poi il dossier. Pranzo in un centro anziani, incontro in regione con Maroni, visita a Microsoft e Fondazione Feltrinelli a chiudere la giornata con la conferma del progetto post-expo Human Technopol. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Balzo per i prezzi del carrello della spesa a febbraio. Secondo i dati provvisori dell'Istat, l'aumento è stato dell'1,1% su base mensile e del 3,1% su base annua. Sono stati i prezzi della verdura a trainare verso l'alto i rincari. Crescita sotto l'1% l'anno e persistente incertezza sia sulle banche che dalla politica. È l'analisi dell'Italia da parte di Standard & Poor's nell'ultimo rapporto sull'economia dell'Eurozona. E sull'economia ha richiamato l'attenzione della politica anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. La rivoluzione industriale 4.0, nonostante il ritardo accumulato dall'Italia, può diventare realtà anche in un clima di incertezza internazionale. Non bisogna attendere gli eventi, bisogna reagire e i neonazionalismi non sono la risposta per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che sottolinea strumenti per attrarre investimenti ci sono, ma bisogna costruire anche una società e una amministrazione 4.0. La legge di bilancio 2016 prevede degli strumenti molto interessanti che vanno proprio in linea di questa industria 4.0. A Napoli per la giornata dedicata a Industria 4.0 e al centenario dell'Unione Industriale Partenopea, il ministro per lo sviluppo economico Calenda in un video messaggio ha puntato l'attenzione sulle aziende del Mezzogiorno. Il problema non è oggi fare una gabbia, pensare che il Sud possa essere considerato una riserva indiana dove chiudiamo e troviamo degli strumenti di assistenzialismo. La scommessa che il Sud gioca è la stessa che gioca il Nord. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Patteggiamento per il reato di furto. Si è trattato di uno scippo per i due nomadi che in dicembre derubarono una studentessa cinese investita poi da un treno mentre li rincorreva a Roma. Per i due ventenni il GUP ha deciso la condanna a 2 anni e a 18 mesi. Il corpo della ragazza era stato ritrovato lungo i binari qualche giorno dopo la scomparsa. La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex capo della squadra mobile di Roma, Renato Cortese, l'allora dirigente dell'ufficio immigrazione, Maurizio Improta, 5 agenti di polizia, del giudice di pace che si occupò del caso e 3 funzionari dell'ambasciata kazaka, per quello che l'accusa considera il rapimento di Alma Shalabayeva. E veniamo al calcio, appuntamento questa sera di Coppa Italia a Torino e poi il Milan in diretta accanto a me, Dario Ricci. Eh sì Valeria, direi il Milan che si prende il centro della scena perché questo closing davvero sembra essere infinito. Ricapitoliamo rapidamente, appuntamento per venerdì prossimo, il 3 marzo, per il passaggio di proprietà alla Sino-Europe Sport, la cordata cinese che dovrebbe prendere a questo punto la proprietà del club da Silvio Berlusconi. Ma ancora oggi, ormai nell'imminenza del closing, sono emersi nuovi problemi. Sembra che i cinesi abbiano delle difficoltà a versare ancora questi 320 milioni di euro che mancherebbero per completare l'operazione. E a questo punto quali sono gli scenari che si aprono? O un'ulteriore proroga e quindi questo 3 marzo verrebbe cancellato dall'agenda di questa operazione, oppure il Milan Fininvest dovrebbero poter mettere a punto un piano B
per entro il 3 marzo, ma i tempi sono strettissimi per definire comunque l'operazione. Staremo a vedere, intanto quello che ci vediamo stasera è sicuramente Juventus-Napoli, gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Chi passa, lo ricordiamo, affronterà in finale la vincente del derby della capitale che va in scena domani. Stasera a Torino Sarri potrebbe fare anche quel turnover di cui è stato spesso rimproverato di non fare abbastanza uso, forse panchina per Hamsik. Staremo a vedere, vi raccontiamo tutto da Effetto Notte in poi. E grazie a Dario Ricci. Si è spento nella sua città di adozione, Milano, questa mattina Leone di Lernia. Ho fame, era meglio che me ne stavo in Corea a fare le bomboniere. C'è una cosa solo che faccio. Lo ha annunciato il figlio Davide. Leone di Lernia era stato ricoverato in gravi condizioni il 23 febbraio scorso. Originario di Trani, a Milano negli anni 70, aveva cominciato come intrattenitore e comico dialettale nelle TV locali. E termina qui questa edizione di GR24, un ringraziamento in regia a Pietro Lacorte. L'informazione di Radio 24 torna alle 21 con Effetto Notte. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Roberto Napoletano. Quesito di economia. Sì. Prendiamo un Ford Transit Van. Mm-hmm. Considerando che ha un motore Ford EcoBlu, due tagliandi omaggio e 7 anni di garanzia inclusi, a che tipo di costi andiamo incontro? Alti. Bocciato. Riduci i costi e aumenta i vantaggi con Ford Transit Van. Con 7 anni di garanzia Ford Protect e manutenzione inclusi a 16.750 euro. Anticipo 0, TAN 3,95, TAEG 4,97. Scopri di più su Ford.it. E per averlo non serve l'usato da rottamare. La prossima volta si prepari meglio. Ehi, sei pronta a fare il record di vendite in negozio? Sarai la regina dello stile, del sorriso, del carisma. Ma il meglio sarà quando, grazie all'app gestione clienti di Vodafone, li chiamerai per nome uno a uno, facendoli sentire unici. Dai che con il digitale Vodafone quest'anno sei la numero uno. Una rete migliore migliora il tuo business. Con Ready Business Negozio hai fisso, mobile, internet, soluzioni digitali per fidelizzare i tuoi clienti e puoi risparmiare fino a 220 euro l'anno. Vieni nei negozi Vodafone o chiama al 180. Liberi professionisti, ma voi vi sentite davvero liberi? Liberi da vincoli, liberi da penali, liberi da rischi, liberi professionisti, liberi tutti. Grazie a Fiat e Lisis nasce BeFree Pro, gamma tipo tua da 249 euro al mese con anticipo zero, e siete liberi dal bollo, dall'assicurazione e liberi di restituire la vostra auto dopo 24 mesi senza penali. Con BeFree Pro, più libertà al vostro business. Offerta valida fino al 31 marzo per i liberi professionisti. Info e condizioni su fiat.it. Ragazzi, c'è da trovare il nome per la nuova promozione poltrone sofà. Ma cosa ne sappiamo noi? Siamo artigiani. Beh, dai, proviamoci. Ma deve essere una roba forte, eh? Super mega sconti. Ma no, molto di più. Iper saldoni? Molto, molto di più. Ce l'ho. Super maxi saldazzi. Ma molto, molto di più. Molto più dei saldi in poltrone sofà. Sulla nuova collezione risparmi fino al 60% e puoi pagare un po' per volta. Ti aspettiamo nei negozi poltrone sofà. Poltrone sofà. Artigiani della qualità. Stanco dei rendimenti bassi per i tuoi risparmi? Aspettare mesi per un prestito alla tua azienda ti distrugge? Cambia marcia con borsadelcredito.it. Su borsadelcredito.it puoi ottenere un finanziamento per la tua azienda in soli 3 giorni. È facile e fai tutto dal tuo PC. Oppure puoi investire in aziende sane in tutta sicurezza, con un rendimento più alto del 5% e con la massima trasparenza. Presta o richiedi credito. Tutti ci guadagnano con borsadelcredito.it. Messaggio promozionale che non rappresenta sollecitazione all'investimento o all'acquisto di prodotti finanziari. Strade in diretta. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento con la viabilità. Sulla tangenziale sud di Torino segnaliamo code per incidente tra Debuscè e Autoporto City in direzione Milano Osta. Code per incidente anche sul tratto lombardo dell'autostrada Serenissima tra Palazzolo e Rovato verso Trieste e sulla Milano Lecco tra Bosisio Parini e Civate in direzione Lecco. Traffico consueto in questa fascia oraria torna in uscita dai maggiori centri urbani del nostro paese, in particolare si viaggia lentamente sul percorso milanese della 4 e in uscita dalla capitale sulla A24 Roma Teramo fino all'innesto con il grande raccordo anulare. Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 20.15. La Zanzara. Cara Bue, la morale la vai a fare la tua tribù, non a me, è la gente come me, la vai a fare la tua tribù. Hai capito? Io non ho una tribù. No, le fesserie le dici tu e torna dalla tua tribù col bondo. Tanto per calmare le acque, andiamo un attimo.
Mia esperienza personale, 2 anni fa è successo che mi sono ritrovato delle zingare in casa, ero andato a recuperare la legna, avevo un'accetta e non ne avrei mai fatto, ma ragazzi, credetemi che le ho minacciate con l'accetta e si sono cagate nella gonna. Siamo al top. C'ha due chiappe, amore mio. Andiamo con Gianni, Verona, vai Parenzo, andiamo avanti. Ma dove vuoi andare? Cruciani. Dimmi Gianni, dimmi caro. Ah, niente, volevo dire a Parenzo una volta tanto che inviti a casa sua, da il suo indirizzo aspetta, di casa, aspetta, e invita chi? Un po' di rom a prendere in te. Ma è che novità. Una novità, però non l'hai mai detto. Sei anni che sono qui e non ho mai sentito questa proposta, la prenderò in considerazione. Non ho capito perché dovrebbe dare l'indirizzo di casa sua. Potresti dare l'indirizzo di casa tua? Sì, poi col cavolo. Sì, l'indirizzo di casa sua. E invita il rom a prendere il tè, quei biscottini. Il tè con i biscottini a Prati, un gruppo di rom. Non occorre dire dove, insomma. Vabbè, tanto si sa. Abbiamo detto più volte. Si sa un corno. Abbiamo detto più volte. L'abbiamo detto più volte, però non l'ha mai fatto. Io lo ribadisco e bene finita. Va bene, Stefano, Roma, vai. Veramente, ottima telefonata, grazie. Ciao Giuseppe. Dimmi. Tanto comincerei subito a dire che la Pavlovic è una zingara di merda, tanto per capirsi subito, giusto per essere chiari. 19:20, eccomi, Parenzo subito, penne e foglio, penna e foglio, 19:20. Fratello, domani, cara Diana Pavlovic, domani sul sito della Zanzara troverai l'audio di questa telefonata e lo potrai querelare. Alle ore 19:20 questo signore ti ha insultato. Aspetta Stefano. Ti ha insultato, va bene allora. Sarà lei ad andare in tribunale. Io glielo segnalo intanto, 19:20. Ma perché non lo c'hai i parenti neri, fratello? Ma lei che cosa ha nella testa? Cosa ha nella testa? Ha del mangime per i piccioni? Che cosa ha nella testa? Stefano contesta il fatto che tu chiami fratello. Stefano strepita, urla. Che si presunta attrice, no? Venisse a Castel Romano, dove i suoi amici rom cominciano a tirare i sassi alle macchine, buttano i frigoriferi e gli skateboard in mezzo alla strada per fare gli incidenti. Però Stefano, tu sei col viva voce, amico mio, dai su, non mi fare incazzare, sei col viva voce, dai. Non so col viva voce. Auricolare? Non so col viva voce. Sei in una zona macchina. Bluetooth, stai viaggiando in macchina, non c'hai il telefono attaccato alla bocca. Non ce l'hai? Come no? Ce l'ho attaccata alla bocca. Sì. Beh, attaccata alla bocca. Allora, tu hai esordito in questa telefonata dicendo la Pavlovic è una zingara di merda. È una zingara di merda perché va in televisione. Lei l'ha ripetuto alle 19:22, perfetto. 19:22. Perché vai in televisione? Ha detto pure lui, ha detto pure Giuseppe. No, io non l'ho detto, amico mio, l'hai detto tu. Cazzo vuoi? Che sei scemo? Allora? 19:22, quindi due volte è stato detto. Allora, lei è presunta attrice perché forse può diventare famosa, difende questa etnia. Ma però lei come fa a difendere? Che sono indifendibili a Pomezia, faccio un esempio, vengono la mattina con rotoli dei soldi, con macchinoni e stanno tutto il giorno alla SNAI, belli quelli, bellissimi. Vabbè, è anche pieno di italiani che stanno la mattina e la sera alla SNAI a giocare, ma forse qualcuno degli italiani magari se ne è guadagnati. Hai visto mai te un rom che lavora? Mai. Ma perché contestavi a Parenzo il fatto che chiamasse fratello il signor Carabue? Non ho capito. Perché Carabue è suo fratello. No, vabbè, no, è un'espressione. No, vuol dire che un parente di Parenzo è nero. Ma di che vabbè. Cavolo stiamo parlando? Alessandro da Padova, dai, stai zitto, Stefano. Alessandro Padova, dai. Ciao. Non mi sembra. Alessandro, vai. Ciao Parenzo, ciao Cruciani. Dimmi Alessandro, dimmi. Volevo raccontarvi il mio sabato sera. Sì, che hai fatto sabato sera? C'era una festa a Venezia di carnevale. Sì, come sempre, io. Sì. Esatto, e mi sono vestito con i miei amici da Mussolini, Hitler e Stalin. Mm-hmm. Vabbè, se le piace così, figuriamoci. Allora? No, niente, la reazione è stata che la gente che era in giro, insomma,
tra molti che venivano a chiederci le foto, qualche nostalgico, qualche coglioncello. Vabbè, allora? E dopo, a una certa, abbiamo trovato una coppia di zingari, no? Allora? Gli abbiamo dato ironicamente l'elemosina, ossia Hitler gli ha dato l'elemosina. Sì. E la zingara, di tutto rispetto, gli ha sputato sulla mano. La zingara ha sputato sulla mano. Ottimo. Del finto Hitler. Vabbè, se uno si veste da Hitler, può anche immaginare che ci sia qualcuno che magari non capisce. No, nessun problema. Infatti, era una cosa da mettere perfettamente. E che è successo poi? Da lì, piano piano, è iniziato. Sì, italiani di merda, di fiscio in bocca, coglione, ti vesti da Hitler, noi ci abbiamo ammazzato tutti, così così. Vabbè, però. Cioè, il discorso è che la figura è morta, fatta e finita. Cioè. Se ti metti qua a rompere i coglioni con il classico Hitler, fascista, nazista, sborate varie, va a finire sempre i casini. Vabbè, noi allora... gli abbiamo risposto molto diplomaticamente e gli hanno detto vabbè, in caso vabbè, ma perché ci racconti questo episodio? Spiegami. Beh, perché ci hanno fatto... ci hanno rotto abbastanza le palle, insomma. Vabbè, episodi di cui non ce ne può fregare di meno. Raffaele da Bari, vai, Raffaele. Vai. No. Dimmi Raffaele, sì, dimmi. Volevo dire che come al solito Parenzo non ha capito un cazzo di quello che ti parla. Piacere, buonasera. Per esempio di che cosa? Scusami Raffaele. Avete fatto una telefonata ieri che era davvero uno schifo. Volete venirmi a dire che una persona che è depressa può decidere di uccidersi? Sì, assolutamente sì, l'abbiamo provato, assolutamente. Certo, con qualche difficoltà in più, con qualche carta burocratica in più, però è possibile. È possibile farlo, è già successo. Una persona estremamente depressa non capisce nulla di se stessa, vuol dire che ha dei problemi mentali. Sì, ma non è sempre così, naturalmente. Ci sono persone che hanno deciso. Chi decide il certificato falso che gli ha detto di fare? No, non ha detto che è falso. Non ha detto che è falso, ha detto di non dire al medico che era per l'eutanasia, ma per un'altra cosa. Mentire a un medico che vabbè, ma Raffaele, con chi ce l'hai? Io non ho capito con chi ce l'hai. Con Parenzo che diceva sì, no, ma va bene. Per una volta è riuscito a far dare ragione a Dadi Nolfi, che anche lui veramente... Cioè, ma non ho capito ragione su che cosa, non ho capito. Sul fatto di quella telefonata. E allora cosa vuoi di questa telefonata? Cosa vuole da me? Cosa vuole da me? Parenzo ieri ha detto che per lui è normale che un depresso chiami un'associazione che si occupa di eutanasia e si faccia ammazzare da in Svizzera. In Svizzera è possibile farlo, anche questa era la dimostrazione. Questo è il punto. La telefonata che abbiamo fatto. Quel sistema non funziona. Ma non lo so, tu, secondo te non va bene, ma è legittimo che tu lo pensi, ma che c'entra Davide? Non ho capito. Perché ha detto come sempre, la ma se è d'accordo con questa cosa qua, ma se è d'accordo, punto. Che esso poi si può in Italia regolamentare in altro modo ed escludere i depressi, ma adesso non stiamo qui a fare un convegno di cosa deve escludere o no. Lì chiaramente è possibile. Ed è legittimo che se uno vuole può porre fine alla propria vita, secondo me, ma che ne so io, se è accertato che è depresso al 100%, che è stato 50.000 volte da uno psicologo, uno psichiatra e questo non è servito a farlo stare meglio, se va lì, firma dei moduli e dopo un colloquio, non è che uno va lì e dice salve, vorrei morire, dice ah prego, si accomodi, le diamo subito l'iniezione letale, non funziona esattamente così, come ha dimostrato il racconto di DJ Fabo, anche lì lui è arrivato, ha fatto i colloqui preliminari, hanno cercato di capire quale fosse davvero la sua volontà, non è che lo fanno in automatico, quindi che cosa vuole da me non ho mica capito. Luca da Como, vai. Ciao Lorenzo, ciao Cruciani. Vabbè, io stavo intervenendo, mi ero prenotato per l'argomento rom e quant'altro, però vedo che adesso siete già... Non siamo su nulla, puoi dire quello che vuoi, vai. Posso dire quello che voglio, beh, dico solo che purtroppo la verità è che il nostro paese è diventato ormai un ricettacolo della feccia di altre popolazioni, cioè? Mi spiego meglio, cioè il popolo rom, per carità, è un popolo anche divertente, un popolo in che senso divertente? Io non ci trovo niente di divertente, però se tu no un popolo festoso, un popolo festoso andiamo, di che? Creativo andiamo, di che? No, andiamo a vedere anche gli artisti storici, ce ne sono parecchi che hanno l'origine. La verità è la verità è un'altra. Qual è? La verità è che in Inghilterra, in Germania, il popolo rom si è integrato perché è stato costretto a rispettare le regole. Oggi gestiscono campagne, gestiscono la compravendita di cavalli, di animali in genere. Però è gente che opera con i loro usi e costumi, però sono integrati. Peccato che in Italia il grosso problema che noi abbiamo, che non penso che risolveremo breve, è che abbiamo un sistema giudiziario che fa cagare. Che fa cagare, che non assicura la giustizia. Va bene, Marco da Roma, vai, non c'hai niente da dire, dai, Marco da Roma, dai. Ehi. Marco. Vabbè, dai. Dovete chiudere, cornuti.
Brother presenta l'offerta Smart, il servizio di stampa gestita più smart che c'è. 200 pagine mese incluse, 3 anni di fornitura toner originali, 3 anni di assistenza e garanzia dedicata, a soli 8,90 euro al mese. Scopri tutti i dettagli dell'offerta su brother.it. Brother, it's your side. Lo sanno anche le mogli degli elettricisti. Oggi arriva la super rottamazione Opel su tutta la gamma veicoli commerciali. Fino a 10.000 euro per qualsiasi veicolo da rottamare. Opel Vivaro Van da 14.450 euro de tax. Super rottamazione Opel. Sei ingegnere, architetto, progettista e cerchi la migliore soluzione antisismica? Vai sul sicuro con Ruregold, l'unica soluzione certificata per i rinforzi strutturali secondo lo standard AC549. Ruregold è antisismico, resistente al fuoco, facile da applicare anche in ambienti umidi. Con Ruregold puoi difenderti dagli eventi sismici e rinforzare strutture di ogni tipo. Ruregold è un prodotto Ruredil. Scopri Ruregold su rinforzistrutturali.it. Ruredil è a Made Expo dall'8 all'11 marzo, Fiera Milano Ro. Golf da 199 euro al mese. Sì, certo, lo dicono tutti. Poi se vuoi il motore 1.6 TDI 199 al mese. E se vuoi la versione più accessoriata 199 al mese. Quindi anche col navigatore 199 al mese. Allora voglio anche i cerchi in lega e i sensori di parcheggio. Scopri Golf 1.6 TDI Highline con navigatore touch da 6,5 pollici, cerchi in lega da 17, sensori di parcheggio e cruise control. Solo a febbraio, tua da 199 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 399, TAG 514. Info su volkswagen.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Prosegue l'andamento negativo di Wall Street con la Dow Jones che perde lo 0,10, lo Standard & Poor's 500 in flessione dello 0,28. In attesa invece dell'intervento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Congresso e nel giorno dei dati sul PIL americano, chiusura positiva oggi per le piazze europee. La migliore performance è stata quella di Parigi col CAC 40 che ha chiuso le contrattazioni con un rialzo dello 0,3. Guadagnano invece lo 0,1 sia Londra che Francoforte. La maglia nera va a Piazza Affari che ha chiuso sostanzialmente piatta. Il FTSE MIB perde lo 0,01, il FTSE All Share guadagna lo 0,16. In cima al listino svetta il banco BPM in rialzo del 2,7, ma guadagnano la maggior parte delle banche, mentre in fondo al listino Exor perde 2,14. Infine i cambi euro su dollaro 1,06 e 08 ed è tutto. Pensavi di non farcela prima di riuscirci. Pensavi di sbagliare prima di vincere. Pensavi fosse troppo anche per te prima del successo. Pensavi che non avresti mai guidato Maserati prima di Ghibli. Maserati Ghibli 2017 da 68.800 euro. Scopri come averla e prenota il tuo test drive su maserati.it. Vuoi diventare protagonista della quarta rivoluzione industriale? Partecipa a Microsoft Forum. Imprenditori, business leader e istituzioni a confronto sulla trasformazione che sta modificando radicalmente modelli di business e stili di vita. Una conversazione sugli impatti economici e organizzativi nei diversi settori. Microsoft e i suoi partner ti aspettano l'8 marzo a Fiera Milano City. Iscriviti subito su microsoftforum.it. In collaborazione con MHT. Oggi a svolte un imprenditore caparbio, il cui business però attraversava condizioni difficili. Tra pioggia, ghiaccio, strade viscide, buche, raggiungere i miei clienti era un incubo. Poi la svolta. Ho preso un Transporter 4Motion. Ora arrivo ovunque in tutta sicurezza. Raggiungi i tuoi obiettivi in ogni condizione con i veicoli commerciali Volkswagen dotati di trazione integrale 4Motion. Fino al 31 marzo su Transporter il sistema 4Motion è tuo senza sovrapprezzo. Con leasing in 5 anni, TAN 1,86, TAEG 3,08. Volkswagen Veicoli Commerciali. Il lavoro come lo vorresti. La Zanzara. Ciao Cruciani. Per la prima volta sono riuscito a far ascoltare la mia ragazza 10 minuti di fila di Zanzara. È sconvolta. Parenzo va semplicemente denudato e gettato alle ortiche. Esco dall'università. Un coglione in macchina mi insulta, io gli rispondo piacere Parenzo, e lui col mezzo sorrisetto mi risponde ma vattene a fanculo te Cruciani.
Allora, questo è il mio testamento. Sì, chi è? Anche io, se mi trovo nelle condizioni di Parenzo, sì, voglio fare l'eutanasia. Se divento scemo come Parenzo, sì, voglio l'eutanasia. Sì, si accomodi, si accomodi, è già pronto, prego. Abbiamo capito. Allora, si ragazzi, la cosa è molto semplice. La se storia volete, la cosa è molto semplice. È quel coglione lì che chiama, dice, la cosa è molto semplice. Se volete chiamare 800 24 00 24. Comunque, la storia raccontata ieri dalla ragazza di Bologna, Silvia, su uno che si è avvicinato a uno studente dentro la biblioteca e si è masturbato, è totalmente vera. Vabbè, cioè, schifo, è stata confermata. Ma che schifo, che vuol dire che schifo? Una cosa che è successa. A ti piace anche questo? Ma no, ma non è che piace, ma figure se mi piace, era vera però, ma è schifo quello che succede nelle biblioteche, no? Quella roba là, certamente, il fatto che non ci sia controllo, uno può mettersi, ma scusa, secondo te, la biblioteca di Washington, dell'università di Washington, arriva, Bologna che è uno schifo, mi hanno raccontato, non c'è controllo, non è che la biblioteca dell'università di Washington, arriva uno e si masturba, abbiamo capito, su, risentiamo Silvia di ieri, risentiamo tutto, una porcheria. Ma non me ne frega niente, le cose vere sono quelle più, quelle che vanno sentite, vai. Silvia, Bologna, vai! Sì, ciao Cruciani, ti chiamavo per raccontarti un fatto che è successo oggi nella biblioteca di Bologna. Io sono una studentessa, è successo più o meno quello che è successo già al 36, un ragazzo si è masturbato ed è venuto su una ragazza. Tutto vero, confermato. Questa è l'università di Bologna, questo succede in alcune aule dell'università di Bologna, dai! Invece in provincia di Macerata, amico mio, succede l'ennesima vicenda che riguarda un carabiniere che spara ad un'auto in fuga, un'auto di ladri in fuga. Sì, sì. Il colpo sparato dal carabiniere, che credo avesse sparato per la prima volta, uccide l'albanese. Prima c'è l'alt, l'auto è rubata. Stava per investire lui e un altro collega. Siamo a Monte San Giusto, Macerata. C'era un documento, questo tizio con i documenti albanesi, alcuni oggetti d'oro dentro la macchina. Il tizio è morto, ovviamente il carabiniere accusato di omicidio colposo, quello che è. Questa è la situazione, capito? Questa è la situazione. Vabbè. Vedremo come si evolverà la storia. Ecco, vediamo appunto. Questo Monte San Giusto, Macerata, Giuseppe, provincia di Alessandria, vai. Buonasera. Dimmi. Senta, volevo raccontare soltanto due aneddoti che mi sono accaduti personalmente. Sì. Uno, mi ero appena sposato, avevamo preso un appartamento in affitto e subito dopo sono entrati due zingari e mi hanno messo sotto sopra l'appartamento. Mia moglie tra l'altro era incinta. Sì. Allora? E ha trovato tutto messo sotto sopra, sì, e questo erano due zingari. Sì. Dopo qualche mese mia suocera era in giardino, sono passati degli altri zingari, gli hanno chiesto se gli potevano dare da bere, sì, è andata in casa, ha preso l'acqua da bere, gli ha portato i bicchieri, gli ha dato da bere. E nel frattempo gli hanno strappato la catenina d'oro e sono fuggiti. Sì. Questi sono gli zingari. Poi non ci sono altri commenti. Questi da sono dei ladri, dei farabutti, senza ombra, sì, di dubbio. Certo. Però dice lui, Giuseppe, il tasso di farabutti e di ladri all'interno della comunità rom è inutile, è così la realtà. Evidentemente è superiore, come se uno fa un calcolo. No, l'esperienza di Giuseppe lo dimostra ampiamente. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro. Ora, non è che tutta questa gente che chiama e che si fa sentire contro i rom è semplicemente perché c'è un pregiudizio, perché c'è, come dice la signora Pavlovic, una sorta di clima nazista nei confronti dei rom. Non c'è nessun clima nazista. Rispetto a 40.000 persone che vivono in Italia, sembra essere il problema principale. Sono liberi di fare quello che vogliono in Italia. Ma i rom sono liberi di scorazzare in Italia, di fare quello che vogliono. Vengono portati in galera i ladri in genere. Ma sì, però in Italia nessuno li attacca. Sì, ci sarà qualche piccolo episodio, per carità, esecrabile. No, ma non è che c'è l'assalto ai rom. C'è l'assalto agli italiani da parte dei rom. È diversa la cosa. L'assalto agli italiani? L'assalto agli italiani, ai cittadini, ai residenti in Italia.
operai, che siano italiani o meno. Cioè, tra le persone che lavorano normalmente, che hanno una casa, vengono spesso presi d'assalto. E ovviamente non è che tutti, no, tutte le rapine sono opera dei rom dentro le case. Però all'interno della comunità rom il tasso di furfanti è elevato, sì o no? Ma perché non lo si vuole ammettere questa cosa qua? Cioè, sono anche dei ragazzini tante volte. Sono dei minorenni, li vengono a prendere, li caricano e poi li lasciano, cioè sono sempre gli stessi. Parenzo, ti dico una cosa, la Lega ha annunciato un presidio sabato su questa cosa del carabiniere. Salvini atteso a Macerata, Salvini atteso a Macerata. Appena si vede un carabiniere no, indagato per omicidio colposo, quello che è, per avere sparato, un atto, come sai è un atto dovuto, no, quello, poi speriamo sarà sicuramente prosciolto. Sparo, ma sull'auto in fuga è un auto, indagarlo è un atto dovuto, come tu sai. Come dovresti spiegare? Sparo sull'auto in fuga, atteso Salvini. Atteso Salvini, benissimo. Atteso Salvini. Ogni volta che ci vuole, prego, vada Salvini. Ezio da Pescara, vai. Beh, sciacallaggio, beh, secondo te, beh, naturalmente. Ma no, ma che fa politica su queste robe? Fa politica Ezio Pescara, sul fatto che un magistrato lo ha indagato per un atto dovuto, per forza, e poi verrà prosciolto, ovviamente. Ma intanto dovrà accertare sono avvenute le cose. No, Ezio Pescara, non lo so. Però sei pronto, in lista. Quando si va, quando, dove ti si può votare noi con Salvini? Io, Ezio. Chi? No, Alessio Crucià. Alessio, va bene, dai. No, scusa, dicevo Ezio. Allora, intanto volevo fare una piccola premessa. Io faccio parte del popolo che sta in silenzio e sono sempre a favore per Parenzo. Della maggioranza silenziosa, ma siamo in tanti, lo so. Sei che... un mito, guarda, sei veramente un mito. No, ma siamo qua tutti, anche voi che mi date forza ogni giorno, figurati. Poi una cosa, Crucià, qua veramente, cioè, vogliamo andare avanti, ma stiamo indietro veramente di mille anni. Allora, generalizziamo un po' troppo sui rom. Io ti parlo così perché io sono fidanzato con una rom. Oh, Ezio, Alessio, anzi, fidanzato con una rom. Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? Ecco, di strano, ma come sono le rom sessualmente? Eccolo là la domanda. Sessualmente, le rom, come sono? Parenzo, lo sapevo, per favore, aiutami, perché con questo. Io non voglio capire, Alessio, però è curioso questa cosa, perché è la prima volta che io scopro qualcuno che è fidanzato con una rom. Ora, questa rom, dove? A Pescara c'è una grande comunità. Donne e uomini, quindi è uguale. Ma assolutamente, però sarà una rom integrata, immagino. Una rom così di antiche origini zigane. In realtà sarà molto integrata, immagino, Ti dico la verità, tutta la famiglia delle mie ragazze lavora, paga le tasse. Appunto, sono integrati, sì, ma a Pescara c'è una grande comunità rom integrata, alcuni no, ma insomma... hai detto che è integrata, bravo. Ma sì, assolutamente, immagino che sarà integrata. Ma sì, fino a due minuti fa hai detto che erano tutti dei ladri farabutti. Ma dove abiti, in un campo oppure in una casa normale? Una casa normale, lavorano, pagano la pena. Ma allora non stiamo parlando di quelli che stanno nei campi, stiamo parlando di un altro tipo di rom. Ma ce ne sono tanti di rom che lavorano e fanno tutto. È inutile sentire di rom è venuto a rubare. Ci sono ma io sto parlando di quelli che stanno nei campi, non di quelli che sono rom di origine, ma che ormai sono totalmente integrati. Che vuol dire? Ma quelli non danno nessun fastidio, quelle sono persone come me, come ma lui come ti sta dicendo proprio questo. Oh, ma che sessualmente i rom come funzionano? Una rom sessualmente come funziona la signora? No, come qualsiasi persona, Crucià. Cioè non hanno qualche particolarità, qualche dettaglio, qualche... scusa la volgarità, hanno due tette, un culo e l'apparato riproduttivo, normale, normale. Normale. Quando ci vuole, allora messaggio per la maggioranza silenziosa, non cadiamo nelle provocazioni di Cruciani, usiamo le parolacce solo quando necessario. Messaggio alla maggioranza silenziosa, non cadete nelle provocazioni, usiamo la parolaccia quando necessario. Voglio dire ad Alessio, ecco, la carnagione olivastra della tua fidanzata o no? Sì, lineamenti anche particolari, molto indiani. Lineamenti indiani, ti piace questa cosa qua un po' esotica? Le piacerà evidentemente, no? Se sì, la fidanzata. Ecco, ma per esempio le rom si depilano o no? Le signore rom? Crucia, poi dipende dalla persona, no? Sì, ma c'è una tradizione da questo punto di vista selvaggia, viene mantenuta oppure? Che io sappia no, non c'è nessuna. Non c'è, vabbè, ma questa qua non è rom, è italiana, vabbè, di origine rom. Vabbè, maestro, stai raccontando, io sono fidanzato con una rom, come avessi presa dal campo Zingari. L'hai trovata, l'hai conosciuta, una ragazza normale che ha antiche origini zingane. Sì, però d'accordo. Giustamente col pregiudizio che c'è oggi, sentire dire guarda io sono rom, allora uno se ne andava. Ma chi da me? Ma è rom, di origine rom, lontano. Però stai attento, amico mio, ti do un consiglio. Ecco, da quanto tempo sei fidanzato con questa qua?
2 anni. Vabbè, ecco, come devi il mondo oggi. Ma devi stare attento, amico mio, devi stare attento, perché non si sa quello che può accadere. Sai, sono famiglie molto chiuse, sono cose molto complicate. Ma non è vero, Cruciani. Non sgarrare, io ti do un consiglio: non sgarrare. No, se la devi lasciare, lasciala senza traumi. Cioè, no. Le corna se le devi mettere. Cosa stai insinuando? Cioè, se devi scopare adesso altrove. Ma non. Cosa stai insinuando adesso? Lì ho sentito che si affrontano, perché anche gli italiani succede. Perché gli italiani che sfregiano le ex fidanzate, scusa, sì, di cosa stiamo parlando? Però, avventurando su un sentiero vagamente razzistello, però, su stereotipi pazzeschi. Alessio, ti do un consiglio: non fare cazzate, se la devi lasciare, lasciala in tranquillità, perché non si sa mai. Vabbè, te fanno una spedizione punitiva, te spezzano le gambe. Perché invece gli italiani non lo fanno, amico mio. Comunque, il peggio di Radio Padania. Fervi di Roma fuori, senza dubbi nei pensamenti. Padania, alle elezioni vota Salvini, via i Rom. Chiudi una gabbia, poi con un piccolo iPhone riprendi le Rom urlanti, prendi i voti. Poi arriva Salvini e difende i due italiani criminali, li mette subito in lista di noi con Salvini. Metti il tuo voto su quella piccola scheda elettorale e spariranno tutti i Rom dall'Italia. Figlia della libertà, prendi i voti con quel razzista. Allora andiamo con Barin. Barin, vediamo. Senti, perché basta che l'immigrato si appoggia a una ringhiera e a quella ringhiera dopo mezz'ora ci si appoggi un bambino, quel bambino si prende la scabbia. Oh, niente di male, ma ci mancherebbe altro, la scabbia. Ma noi viene ogni settimana, come fosse il raffreddore ci viene la scabbia. Vergognatevi, vergognatevi. Ma cosa dice Marino? Delirio. La scabbia. Un immigrato si appoggia alla ringhiera e attacca la scabbia ai bambini. Ma questo era, sì, questo cos'è per te? Questo che è un po' razzismo, questo? Un po', meno male, un po'. Il potere. Ascoltatori, sentiamo. Ecco che arrivano, sentiamo. Sfonda il muro di ogni. Il sindaco di Rovigo della Lega, se non sbaglio, ha raccontato che ha ricevuto dalla prefettura una comunicazione di avviso di attenzione per la malaria. E diceva, certo, non abbiamo qui la zanzara anofele, però abbiamo gente che ha la malaria in corpo. La zanzara, beccando queste persone, può attaccarla a noi. Gli è arrivato dalla prefettura. Se lo contattate ve lo dice, visto che non c'è il rischio della salute, c'è anche il rischio malaria. Il rischio malaria, la stupidaggine Rovigo più grande mai sentita, mai. Ancora. Ci stiamo adeguando al fatto che non si chiamano più clandestini ma migranti. Io però non ci sto, richiamo parassiti. Questi parassiti sono costati 2.064 miliardi rotti. Aggiungete che i detenuti di questi parassiti sono 18.500 e costano quasi un miliardo all'anno. Poi aggiungiamo la scuola, la sanità, eccetera. Questo è il costo totale di questi parassiti. E dai parassiti si passa al terrorismo. Guarda oltre i monti. Il 007 stanno dicendo che siamo in pericolo di attentati terroristici. Quando ci sarà il primo morto italiano, io invito tutti gli italiani a prendere questi deficienti coglionazzi di sinistra comunisti e attaccarli come abbiamo fatto a Piazzale Loreto con qualcheduno. Appendere quelli di sinistra a Piazzale Loreto. Benissimo, è vero. Ancora Varin. Ancora Varin, avanti. Vai. Col razzismo ancora. Figlia della Il cervello della ZA sono...
sono quelli meglio, ascolta lui, ma pensa agli altri a che livello possono essere. E sono qui a pontificare, a rompere i coglioni a noi, ma che vada al suo paese a aiutare i suoi fratelli, che non sentiamo la mancanza di quei beduini di Colasciarpa. Grazie caro, ma è il bello che i suoi fratelli algerini, visto che Lazare è algerino, arrivano, sbarcano, sono sbarcati l'altra settimana a Sant'Antioco in Sardegna, tutti ben vestiti, eccetera. Allora, qui dobbiamo risolvere un caso, caro David, al di là di Radio Calabria, ex Radio Padania, dobbiamo risolvere il caso di Lucia da Pordenone, la nostra puttana, nostra puttana, come si diceva per Gheddafi, no? Era il nostro figlio di puttana, lei è la nostra sì. puttana, lo diceva, lo diceva Borghezio, sì, sì, sì. Gheddafi era il nostro figlio di puttana e dovevamo conservare il nostro figlio di puttana, qui Lucia da Pordenone è la nostra puttana, ma quella di camper, a quella che non lavora, l'hanno multata. È una cosa gravissima quella che è successa, una cosa di una gravità assoluta. L'hanno multata perché aveva messo il camper in sosta vietata. Ma messo. No, il camper sta sempre fermo. Lucia, allora? Lucia, pronto? Sì, Lucia, sì. Cara. Eccola, Lucia, cara. Guarda, non mi chiamare puttana, chiamami studentessa di Bigoli. No, ma come studentessa di Bigoli? Amica mia, scusa, cioè, professoressa di cazzi, diciamo. Non sì, di si capiva lo stesso senza usare cazzi, però questi... è più chiaro. Professoressa, no, era chiaro uguale, ma non importa. Andiamo avanti. Parenzo, non fare. Allora, Lucia, spiegami quello che è successo. Come allora, ti posso aiutare? Spiegami. Sì. Aspetti, che adesso chiamo il direttore napoletano. Non vorrei si perdesse questa notizia. Scusi, Scusi, chiamo il direttore del Sole. Non vorrei mai che perdesse in Lucia, prima pagina. La puttana di Pordenone, ecco, esatto, non sono vorrei mai. Stata multata. Ecco, non vorrei mai allora, si perdesse questa. Sono arrivati i carabinieri scoop. Con l'ordinanza del sindaco di San Fior. Aspetta, dimmi il sindaco e me lo inculo subito. Come si chiama? No, il sindaco è della Lega. Io vado a cagare tutti la Lega. San Fior, come si chiama? San Fior. Il comune San Fior. Il comune San Fior. Ordinanza. Arrivano i carabinieri. Sì. E mi fanno, signora, lei devo dare la multa. Di che cosa decido? Sì. Non può stare qua. Chi ha detto? Appunto. 100 euro. Il mio magnaccio. Come il tuo magnaccio? Non ho capito. Il mio magnaccio. Ogni sera viene, mi fa la multa 100 euro. No, ma tu col cazzo che paghi, naturalmente. Io ma non pago ma neanche a morta. Preferisco dare 1000 euro a un avvocato. Che me lo toglie. Allora, questo è molto interessante. Allora, non ho capito, c'è qualcuno che viene lì ogni sera a Codroipo, vicino no, a Codroipo. Codroipo a Treviso, quelle parti là. Insomma, non dove stai tu con sto camper che non mi ricordo io più. Io giro. Ah, giri sono col camper. Gira pure, sì. Giro. Ah, giri. Adesso non sei più a Codroipo allora. No, non c'era nessuno, non andava nessuno, infatti. A casa, sto andando gira. A casa. Appunto, a far niente come al solito. Ma quanti clienti hai fatto oggi? Ma zero di zero, oggi ma figurati. Due buoni. Sì, figurati. Buoni inventati. Che vuol dire buoni? Buoni? Buoni che significa? Quanti anni? 70, 75? Quanto hai fatto? Come 70, 75? Anni, ma tu fai vecchi, non è che fai giovani. Ma io faccio vecchi, giovani, tutti, Ma, no, ma quanti clienti hai fatto oggi? Due buoni. Ma buoni che vuol dire buoni? Buoni vuol dire che hanno pagato bene. Quanto hanno pagato? 1,70 e 1,50. Ma pensate, due disadattati. I prezzi sono diminuiti, caro Parenzo. Ma bisogna, diminuiti, ma neanche 5 euro, neanche 5 Senti. Euro. No, 70 e 50, Parenzo, cioè. Non ma mi degradare così, Ma non degradare, scusa, perché la tratti così? Non mi degradare, ma sì, Parenzo, ma anche la prostituta di 75 anni, però, va bene, ma rispetto anch'io il suo lavoro, ma si figuri. Ma ha ragione, scusa, ma non ho capito. A un certo punto posso sopportarti, Parenzo. Va bene, va bene. Però quando vai oltre. Va bene, signora Lucia, però abbia pazienza anche lei. Più di quanti anni ha lei, signora mia? L'età. La prostituta Hai che capito? Si arrabbia, la prostituta nonna che si arrabbia, va bene, benissimo Lucia. Dai signora, su, Parenzo, il problema Parenzo, del camper che diventa buono, il problema principale. Ma scusa. Perché io quegli occhi di gufo che hai te li tolgo. Ma quando mai minaccia la prostituta, la nonna prostituta. La nonna, tua nonna vacca. Ma no, poverina, anzi. Ecco, la tua nonna era una grandissima vacca. Ma no, assolutamente, come si permette, signora? E allora come si permette lei di dirmi nonna? Signora, lei
No, ah, pensavo si arrabbiasse perché la chiamava prostituta. No, no, signora. Ma a me non mi interessa, potete chiamarmi come volete, ma non chiamarmi nonna. Ma allora è una giovane signora, una giovane prostituta. Nonna. No, quanti anni ha, signora? Vanno in pensione tutti. Anche lei dovrebbe a un certo punto accettare andare in pensione della sua onorata professione. Ma continui. Perché non vai tu in pensione? E continui a girare con questo camper che finalmente arrivano due clienti che non sanno neanche chi è, bussano alla porta e dicono chi è, magari una prostituta, aprono, una vedo la signora anziana, chiudono. No, però torniamo ai fatti. Allora, il sindaco di San Fior... Esatto, siccome adesso ti spiego la verità, sì. Siccome hanno fatto una caserma a Orsago, sì. Sono in deficit di 2 milioni di euro. Ma adesso che ne sai tu? Si rifanno con la Lucia di Pordenone, voci di bar. Siamo alle voci di bar. Allora il sindaco è di Orsago, il sindaco di San Fior, Godega, okay. Orsago, sì. Hanno dato l'ordine ai carabinieri, sì. Di prendere dare le multe a noi italiani. Ma tanto a te che cazzo te ne frega, non la paghi. Ma la a me multa. Non mi interessa proprio. Allora io ho detto a un carabiniere. Che gli hai detto? Dopo, quando avete pagato la caserma, dovete scrivere con i soldi delle puttane. Brava, molto brava. Questo può essere una soluzione. No, ma è tutto giusto, è tutto corretto. Ma io se lei fosse direttore del Sole 24 Ore, che titolo suggerirebbe per questa notizia a Roberto Napoletano? Me lo dia lei, così non facciamo errori. Mi dica, qual è il titolo per questa notizia? Ma non il puritano, no, ma quale puritano? Chiedo Parenzo, così glielo passiamo, Parenzo, al direttore. Che tu sei il più grande culatore del mondo. Ma adesso questo cosa, perché? Non si capisce perché deve dire una cosa simile. Non perché è così, tu sei, ma sei il più grande. Guarda, quelli che fanno i più grandi. Sei una checca. Vabbè. Io voglio dire, una checca. Questi coggi hai fatto 70 più 50, 120, ma giusto? Ha fatto, perché non ha fatto? Scusa, non ho capito. Ma 120 in nero, ottimo. 120 in nero, ottimo. Facesse così ogni giorno, 30 ma giorni, quasi. Diciamo 25. Ma guarda, che io faccio anche di più. Ma quanto fai al mese ormai? Scusami. Ma non ha nessuna importanza. No, Lucia, basta. Dimmi, io non pago le tasse. A me lo puoi dire, lo so che non le paghi. A me lo puoi dire quanto fai al mese, tutto in nero. Ma non so io quanto faccio. Più o meno. Che giornate che non faccio niente. Più ecco, giornate sono che la maggioranza, infatti, sono la maggioranza. Sì, ma alla fine del mese quanto fai? Io a fine mese pago i miei debiti. Ma quanti anni avevano questi clienti, scusa? Una aveva 50, una aveva 40. 50 e 40, cosa hanno fatto? Servizio completo oppure qualche... No, guarda che io senza guanto non vado. Senza guanto? Gente un che culo c'ha. Non do. Beh, questo è buono. Come... Dettagli importanti da mettere nell'articolo. Un culo proprio. Non do, senza guanto non faccio, pensa baciare in bocca non bacio. Dopo che vanno a ciucciare i cazzi di Parenzo, io non signora. Voglio baciare dopo cara, che hanno baciato il cazzo di Parenzo. Cara signora prostituta anziana... Lucia da Pordenone, la sua volgarità. Dico una cosa: se uno c'ha i guanti, non fare culo, come diceva la famosa cinese dell'altra volta. Ma che ci vai a fare con una? Quanti anni hai? Scusami, Lucia. Io ce l'ho il 60. Ma che uno che ci va a fare guanti con i guanti? Ma perché devo dare per forza il culo? Non so io. Signora, io a me non signora, io no. Ma non mi interessa. Ma perché uno deve sentire sta roba? Non me ne frega niente. È una porcheria. Ma è una porcheria sta roba. Non me ne frega niente di lei, di quello che fa. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, chiudila sta vecchia qua, basta. Ma che ridi, chiudi sta vecchia, fermi! Basta, chiudi sta vecchia. Parenzo, che tu sei il più grande culatore del mondo. Lasciativo, Parenzo, e alla defecarsi io non ci penso. C'ho due chiappe, amore mio. In piedi. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del codice di manutenzione Ford, la dichiaro in diritto di ricevere la migliore assistenza da parte di personale specializzato con olio di prima qualità e ricambi originali. Per questo dispongo un check-up Motorcraft Service. Per la cura della tua Ford con più di 4 anni, scegli Ford Motorcraft Service, l'assistenza che rende giustizia alla tua auto. Cambio olio, filtro aria e liquido lavavetri a €119. Scopri di più su Ford.it. Zuppe! Dimmi di sì! Solo verdure freschissime per le zuppe fresche Dimmi di sì! Pronte da gustare e davvero buone, come fatte in casa! Le trovi nel banco frigo dell'ortofrutta! Dimmi di sì! Sì!
Parliamoci chiaro, non è che stai pensando all'assicurazione auto con te.it, no, ma neanch'io. Io sto pensando a quel bel pezzo di manzo seduto nell'auto di fianco. Adesso gli chiedo un'informazione. Scusi, mi trova bella? L'assicurazione auto non deve essere un pensiero, deve costare poco ed esserci quando serve. Io ho scelto con te.it, l'affidabilità del gruppo Admiral, assistenza sinistri 24 ore e prezzi convenienti. Un preventivino lo farei. Parliamoci chiaro, con te è con te. Prima della sottoscrizione leggere i fascicoli informativo. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Su Classe B Next, la tecnologia ha una risposta a tutto. Non vedo l'ora che arrivi il weekend. Con i fari LED High Performance lo vedrai prima. Ma se potessi tornare indietro? La telecamera posteriore può aiutare. Carino quello lì, sono già innamorata. Meglio attivare il sistema antisbandamento. Classe B Sport Next, con un vantaggio cliente di 2.696 euro IVA inclusa. Scopri le tre Limited Edition Next e l'offerta completa su mercedesbenz.it. Ragazzi, c'è da trovare il nome per la nuova promozione poltrone sofà. Ma cosa ne sappiamo noi? Siamo artigiani. Beh dai, proviamoci. Ma deve essere una roba forte, eh? Super mega sconti. Ma no, molto di più. Iper saldoni? Molto, molto di più. Ce l'ho. Super maxi saldazzi. Ma molto, molto di più. Molto più dei saldi in poltrone sofà. Sulla nuova collezione risparmi fino al 60% e puoi pagare un po' per volta. Ti aspettiamo nei negozi poltrone sofà. Poltrone sofà. Artigiani della qualità. Parmalat, 2,80 euro per azione. Se non OPA, quando? Fino al 10 marzo aderisci anche tu all'offerta pubblica di acquisto del gruppo Lactalis. Consegna subito le tue azioni Parmalat. Non rischiare di rimanere azionista di una società non quotata. Chiama adesso la tua banca o il tuo consulente finanziario, oppure il numero verde 800 198 926. Aderisci subito all'OPA su azioni Parmalat. Prima dell'adesione leggere il documento di offerta disponibile su parmalat.com e presso gli intermediari incaricati. Golf da 199 euro al mese. Sì, certo, lo dicono tutti. Poi se vuoi il motore 1600 TDI, 199 al mese. E se vuoi la versione più accessoriata, 199 al mese. Quindi anche col navigatore, 199 al mese. Allora voglio anche i cerchi in lega e i sensori di parcheggio. Scopri Golf 1600 TDI Highline con navigatore touch da 6,5 pollici, cerchi in lega da 17, sensori di parcheggio e cruise control. Solo a febbraio, tua da 199 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 399, TAG 514. Info su volkswagen.it. La Zanzara. Ecco come rovinate le persone voi. Vi scrivo da Shanghai, ieri sera ero con una cinese in camera e quando a un certo punto mi ha porto l'eterga, mi sono fatto delle domande, ma quindi tutto quello che mi hanno insegnato la Zanzara è sbagliato? Scusa David, mi puoi spiegare per quale motivo lo Stato ti deve lasciar libero di morire da solo, e io sono assolutamente d'accordo su questo, ma non ti può lasciar libero di andare a puttane? Grazie, ciao ciao. Parenzo, puoi chiedere al rabbino se mi può dare qualche consiglio? Sono due giorni che non mi seguo, ma ho un mal di palle. Ma perché devo dare per forza il culo? Non so, io è vergine. Parenzo, stai zitto, ciucciacazzi, stai zitto. Stai zitto, ciucciacazzi. Allora ragazzi, andiamo a Modena, da Simone. Devo dire che Lucia questa sera particolarmente in forma dal suo camper, evidentemente la multa presa da vari sindaci, non ho capito bene Lucia, quale sindaco deve averla. L'anziana prostituta. L'anziana prostituta. Magari uno dice chi è, magari no, una commentatrice, una scrittrice, un'anziana prostituta. Vabbè, non ho capito, che non ha diritto di parola? Che si è risentita, non perché ti l'ho senti chiamata. Superiore? No, ti senti superiore? Sì. Alla signora? Sì, alla signora Lucia. Oggettivamente, mi spiace doverlo dire, sì. Come se chiamasse Stiglitz, mi sentirei inferiore a Stiglitz. Chiama la signora Lucia da Pordenone, mi sei un po' superiore, mi sento. Chiedo scusa se è così. Ma da che punto di vista superiore? Questo voglio capire. Ragazzi, ma l'avete sentita, povera. Vabbè, ma ho capito, ma che problema. Tu non ti senti superiore a Sera Lucia? No. No, superiore. No, francamente no. Con esperienze diverse, diciamo, formazioni diverse. No, vabbè. C'ho due chiappe, amore mio. Ancora con sto maiale.
ma qua chiamate la gente bestiale proprio. Allora, voglio farvi ascoltare Poi questo che fate risentire, sì. Che fa gli apprezzamenti sulla moglie del suo amico. Cioè, ma ragazzi, ma mai ti rendi conto? Ma allora, che facciamolo livello... sentire tutto, dai. Allora, no, a questo punto facciamo capito, sentire basta, tutto. Basta, tipi basta. Da zanzara, vai, stasera andiamo così. Tipi da zanzara, vai. Tipi da zanzara. Fabrizio Roma, ecco. Vai. Dimmi. Buonasera, regà. Dimmi. Allora, sì. Niente, volevo solo intervenire di una cosa su cui i due ragazzi de Follonica del Todis. Allora, non potevano fare quello che hanno fatto solo perché non sono, diciamo, operatori di pubblica sicurezza o carabinieri. Però tecnicamente non c'è reato. Perché? Perché siccome non sono classificati come persone o esseri umani. Tu sei serio o stai facendo roba così per cazzeggiare? No, io sono serissimo. Non lo potevano fare perché ovviamente loro non sono né poliziotti. Cioè, secondo te i Rom non sono umani? Non sono umani? No, non sono combustibili, sono classificati come combustibile per caldaie. Io non so insomma, che livello di civiltà siamo, che però, dai, di civiltà, non che stai disastro parlando, siamo arrivati. Ragazzi, tu stai dicendo una cosa così per esagerare. Ma io non so come bruciati vivi, persone simili li fai addormentare e poi dopo li utilizzi negli anni 30 persone simili erano quelle che aiutavano a mettere gli ebrei nei vagoni, persone simili. Cioè, tu li dicendo una cosa terribile con un'apparente sì, tranquillità. Ciao Sabrina, ma non così a volo, cioè, capito? Perché dopo la banalità del male e spese per metterli via per seppellirli, cioè. Vabbè, ma allora, ho capito, ma valorizziamoli. Ma io sono il solito Fabrizio NCC di Roma, dai, sono quello NCC, che sarà innamorato, sì, della puttana. Ah, la cinese, quella. Dici, la cinese. Esatto. La mitica, ma poi adesso mi sono ricordato, un po' di tempo che non chiamavi. Ma io non ho capito, ma sta cinese poi alla fine Non c'è più. Non c'è più la cinese, sparita la cinese. No, poi sinceramente ho anche un po' cambiato, diciamo, genere, bravo, esatto. Vedi, vedi perché tu mi piaci, perché se capiamo al volo, anche solo ma per telefono. Ma esageriamo, insomma. Ma io non ho capito, hai cambiato genere, che non vai più da puttana cinese, da chi vai? No, adesso ho conosciuto una sudamericana, una colombiana, una cosa, c'ha una pelle vellutata come una pesca, proprio. Ma una cosa spettacolare. Ma guarda. Dove sta buttando? E anche lì tu ragiona Sgarbi quando dice che il profumo c'ha la sua parte nel sesso. Ma io non ho capito una cosa, ma dove vai adesso da questa qua? Sta a Monteverde, sta sempre qui in zona da me, io da Monteverde. Io abito qui vicino all'Eur. Tariffe? Di questa South American? Ma che gli chiedi? Chi se no, ne frega? 50 euro da sì, da scusa, possavo rispondere a Davide. 50 euro. 50 euro la colombiana, ma appartamento suo, sì, tutto? Appartamento, sì, con preservativo ovviamente. Vabbè, terzo protetto, normale, beh, quello, beh, che cazzo è normale. Lo vedi che mi sono lucido, Davide? Lo vedi che so più che lucido. Che tra l'altro, questo fatto dei mignotti dovrebbero istituire una specie di certificato medico, perché sì, siccome sono benefattori del sesso, sì, perché tu quando esci dalla stai sicuramente più rilassato. Beh, se me potessero passare almeno i preservativi, che ne so, invece di pagarli 8 euro li pago 3 e mezzo, sì, per dire. Sì, questo è giusto. Hai salutato una Sabrina prima, che sei andata una mignotta da lei, no? No, un'amica mia, c'è un pulso di culo, c'ha 52 anni, c'ha due figli, c'ha due chiappe, amore mio. Beh, speriamo che i figli, speriamo che i figli ascoltino. Bravo. L'amico. Speriamo che l'amico senta, guardi. Speriamo che l'amico senta, guardi. Tipi da zanzara. Bene ragazzi. Chiappe, amore mio. Sì, certo. Com'è? C'ha due chiappe, amore mio. Simone Modena, vai. Ciao Lorenzo, ciao Cruciani, buonasera a tutti ragazzi. Vai. Ascolta, ma questo nuovo idolo qua di Salvini, il carabiniere che ha sparato a questi albanesi in fuga, fatemi capire, ma sì, questi ladri si sono rivoltati anche loro, hanno sparato, hanno offeso anche loro per, in primis. Allora, comunque, innanzitutto hanno cercato di investire questi carabinieri, era un posto di blocco, c'era una refurtiva, ragazzi, se un carabiniere non può sparare in questa situazione. Tu sai già la dinamica di tutto. Non so la dinamica esattamente, da quello che ho letto, poi mi posso sbagliare. Quindi, se la dinamica è diversa. Nessuno sta contestando niente, stiamo contestando io mi sono rotto il coglione, ma cambia la legge, io e il civile ascoltatore che sta chiamando stiamo mettendo, sì, in evidenza due fatti. Primo, sì, atto dovuto che la magistratura, vabbè, ma verifichi, che atto dovuto. No, nessuno dice il contrario, dai. Il tuo leader di partito Salvini, che ti candida ma alle non prossime c'è elezioni politiche, ti posso assicurare, alle prossime elezioni politiche, no, io ti dovrebbe no far fare il portavoce del suo movimento, no, assolutamente, al limite un posto senatoriale, al senato della Repubblica,
lavorando su questi fatti di cronaca, ignorando il fatto che quello dell'indagine è un atto dovuto, visto che di mezzo... Ma questo lo sappiamo che è un atto dovuto. Ma allora però bisogna, ragazzi, dire le cose come stanno. La cosa è molto semplice. Da quello che sembra, questo carabiniere qui, che era la prima volta che sparava, però ha la pistola e dunque poteva sparare tranquillamente, e il ladro con l'auto rubata, con a bordo anche una piccola refurtiva... Che sia un ladro, nessuno lo mette in discussione. Va bene, non è che bisogna sparare per forza i ladri. Questo sottotesto di Salvini invece è spara tanto chi se ne frega, intanto spara. Vabbè, Simone, intanto che cosa vuoi dire? Spiegami, Simone, dimmi. No, secondo me qui il carabiniere ha toppato di brutto. Cioè. Tu che cazzo ne sai? Spiegami, che cosa ne sai che ha toppato quando non lo sappiamo nemmeno? Mi metto a sparare così all'impazzata. Cioè, questo ha cercato di investire. In America gli sparavano con la mitraglietta, con le bombe a mano. In Italia. Purtroppo. Allora, qua la riflessione che dobbiamo fare: cosa vogliamo? Vogliamo una polizia di repressione o vogliamo una polizia di prevenzione? Pensiamoci bene. La polizia di repressione, no. Dai, ti prego. La riflessione sulla polizia di repressione. Quel poliziotto è un giovane poliziotto. Sicuramente sarà spaventato. Che ha sparato di fronte all'investimento di una macchina guidata da albanesi, ma potevano essere italiani, ladri di macchine e di refurtiva. Non so dove avevano rubato l'oro che stava là dentro. Ha sparato a questa macchina che ha cercato di investirlo. Se un carabiniere non può sparare nemmeno in questa situazione, ma mi spiegate quando può sparare? Io non lo capisco. Chi ha detto che non può sparare? No, perché evidentemente alla fine qualcuno ha detto che non può sparare. Sì, state travisando dicono. La realtà. Nessuno. La giustizia deve semplicemente accertare. Che hai fatto? Come no, la tosse. Come sono andate le cose? La giustizia deve accertare. Ma questo è scontato. Di questo si tratta. Ecco la speculazione di Salvini. Alberto dove sta. Da Catania, vai Alberto. Alberto. Pronto? Sì, pronto? Vai. Sì. Sì, dai, non fare lo spirito sull'accento. Dai, Alberto, dimmi, dai, forza. Ciao, io chiamavo per sostenere quello che ha detto Marione. Marione chi? Adinolfi ieri? Sì, riguardo sì, oggi non abbiamo pronunciato una parola su eutanasia, un altro è andato a ammazzarsi in Svizzera, esatto. Non abbiamo detto nulla perché non ne potevo più, francamente, però vai tranquillo. Vabbè, dai, no, niente, volevo semplicemente dire che dopo la chiamata che avete fatto voi tramite Andro Mercuri, cioè non capisco Andro, questo qua, Parenzo, sculaccialo un po' questo qua, Andro Mercuri, ma che cazzo sta Mercuri, dire? No, Mercuri. Mercu, come si chiama? Andro Mercuri, dai. Come si chiama? Andro Mercu, non è difficile Andro da pronunciare, non è un nome Andro comune. Vabbè, allora è un nome idiota, stai dicendo. No, tu hai detto devi questo. Dire così? No, Andro Mercu, sarà mica difficile Andro, da pronunciare. Andro Mercu, dai, non è difficile. Andro, se tu pensi Andro Nercu, Andro invece dalla N, Andro Nercu, non sapevo. Vai, Andro Mercu. Si presta a un doppio senso. No, dicevo che dopo la chiamata che avete fatto fatta da Andro, sì. Non capisco come facciate ancora a sostenere questo discorso dell'eutanasia. Ragazzi, praticamente... la telefonata voleva dimostrare semplicemente la finta telefonata di un finto depresso. Sì, che c'è uno che chiede informazioni, punto. Uno che chiede informazioni sulla depressione, ottiene diciamo udienza immediata da parte del signor Poveri. Beh, insomma, in maniera un po' semplice, diciamo, lo avvia al percorso da fare. Il certificato medico. Normale? Beh, a me sì, io sono a favore di questa cosa, comunque a me sembra normale, assolutamente. Se tu avessi un parente depresso, ti piacerebbe che... Ma se lui si vuole ammazzare, cercherò di convincerlo a non ammazzarsi, ma se si vuole ammazzare e non me lo vuole dire, io tanto non ci posso fare nulla. Se me lo dice, gli dico, no, guarda, è meglio di no. Ma se poi uno, distrutto dalla depressione, come è successo, per fortuna poche volte succede, non è che tutti i depressi si vogliono ammazzare andando in Svizzera, magari si ammazzano in un altro modo, o cercano di curarsi, oppure si buttano dalla finestra, non lo so. Non pensi che questo sia un'istigazione al suicidio? Assolutamente no. No. Io non lo penso che sia un'istigazione al suicidio. È un servizio, come diceva Parenzo, che viene offerto. Certo, costa, perché in Svizzera costa. Ma ragazzi, non possiamo dare questi messaggi. I messaggi di che? Ma quali messaggi? Qui non è che c'è la corsa alla morte. Ma non c'è la corsa. Ma chi l'ha detto? Ma non c'è la corsa alla morte. Ma qual è l'incitamento? Il caso di Fabo è totalmente diverso. Qual è l'incitazione? Ma qual è l'incitazione al suicidio? Qual è l'incitazione? Ma nessuno dice che la gente si deve suicidare. Qui non c'è nessuno. Ragazzi, alla fine è normale, uno chiama lì, insomma. Sì, ma non è che, si risolve in 5 minuti, si risolve in un tempo più lungo, perché la depressione bisogna provarla. Ma hai sentito che lui oltretutto diceva anche, suggeriva anche di insomma, bene o male, di non dico taroccare le cartelle cliniche, ma diceva insomma che... di far capire, non di... È chiaro che se dice un medico, devo andare in Svizzera ad ammazzarmi, fammi il certificato, quello può dire no, non te lo faccio. E secondo te perché non te lo fa lo psichiatra? Non te lo fa perché magari è contrario all'eutanasia.
No, perché è assurdo, perché tu stai andando a istigare. Vabbè, ma se uno, amico mio, ma uno non è padrone di ammazzarsi, e questa è una cosa assurda. Si parte alla fine tutte le discussioni devono essere ridotte alla loro semplicità, alla loro essenza. Uno può essere libero di ammazzarsi, può disporre di questa minchia di corpo cadente, come quello di Parenzo, sì, cadente, flaccido, flaccido, rovinato, macerato, macerato in palestra, ma che macerato, grasso, laido, ma grasso manco per niente peraltro. Ma io l'avrei fatto al posto di Fabio. Il problema è che ti sto dicendo è che ci sono dei casi in cui tu non puoi istigare le persone a farlo, oppure nel caso in cui tu hai un parente disabile, cosa fai? Cioè chiami, fai chiamare e te ne liberi. Cioè, ma stiamo scherzando, ragazzi? Fermo lì. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. Parmalat, 2,80 euro per azione. Se non OPA, quando? Fino al 10 marzo aderisci anche tu all'offerta pubblica di acquisto del gruppo Lactalis. Consegna subito le tue azioni Parmalat. Non rischiare di rimanere azionista di una società non quotata. Chiama adesso la tua banca o il tuo consulente finanziario, oppure il numero verde 800 198 926. Aderisci subito all'OPA su azioni Parmalat. Prima dell'adesione leggere il documento di offerta disponibile su parmalat.com e presso gli intermediari incaricati. Allora, cominciamo la riunione sulle auto aziendali. Devono avere una tecnologia avanzata e grande piacere di guida. Proposte? Peugeot 308. Ha vinto 29 premi internazionali. Ok, riunione finita. Nel business di successo bisogna avere le idee chiare. Scegli Peugeot 308 e il suo DNA vincente. Tua con Leasing Pro a 199 euro al mese, inclusi 5 anni di garanzia e manutenzione. Vai su peugeotprofessional.it. Peugeot. TAN 1,99, TAG 3,76. Salvo approvazione Banca PSA Italia. Scade il 31 marzo. Qual è il futuro per i servizi tradizionali del commercialista? Risponde Luciano Monte, dello studio Attiva Consulenza di Vicenza. La tecnologia web, che migliora sia i servizi contabili che la consulenza. Con Ego Zucchetti l'elaborazione dati è più efficiente, i clienti sono coinvolti nella gestione contabile e l'avanzamento delle attività è sempre sotto controllo. Fai come lo studio Attiva Consulenza. Scegli Ego Zucchetti, l'innovativo software web per commercialisti. Zucchetti, il software che crea successo. Pubblicità comparativa. Parliamo di smaltimento dei rifiuti industriali. Da una parte c'è Omnisist, dall'altra la concorrenza. Si parte. Chi propone di volta in volta fornitori indipendenti? Omnisist. Chi offre la tracciabilità totale dei movimenti dei rifiuti? Omnisist. Chi ti affianca un area manager sempre disponibile? Sempre Omnisist. Chi ti offre il primo waste check-up gratuito? Omnisist è 4.0. Omnisist, il valore della responsabilità. Salve! Salve! Che mi dice di questa Audi A1 usata? Questa è la famosa Autorobot triste, fuggita con un cyborg che poi è fuggito lasciandola da sola con 7 droni a carico. Con 110 controlli e 4 anni di garanzia, sul passato delle vetture Audi prima scelta Plus c'è così poco da dire che bisogna inventarselo. La certezza dell'usato targato Audi vi aspetta presso le concessionarie Audi prima scelta Plus e su Audi.it. Audi prima scelta Plus, l'usato senza il suo passato. Che ti piaccia correre? 2%, 2%, 2%. Cantare? 2%. Fare yoga? 2%. Qualunque sia la tua passione, apri conto corrente Arancio, accredita lo stipendio e con conto Arancio prendi il 2% sulle somme che scegli di vincolare per 6 mesi. Promozione valida fino al 22 aprile 2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni e il regolamento della promozione, i fogli informativi e la documentazione contrattuale, vieni in filiale o su ingidirect.it. 2%? E basta però. Strade in diretta. Nuovo aggiornamento sulla Pontina a causa di un incidente con un veicolo ribaltato. Il traffico è fermo tra via Cristoforo Colombo e Tor de Cenci in direzione Latina. Ci spostiamo al nord. Incidente code sulla tangenziale est di Milano all'altezza dello svincolo di Paullo in direzione Lecco e poi un incidente risolto provoca code ormai smaltimento sulla tangenziale sud di Torino tra Drosto e Sito in direzione Milano Aosta. È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora. La Zanzara. Ma quale Mauro da Mantova, che già di stronzi ne sento abbastanza tutto il giorno blaterare. Buttate via la chiave, basta Mauro da Mantova, vaffanculo! Assolutamente sì, Mauro da Mantova tutta la vita. Mauro da Mantova tutti i giorni, almeno un quarto d'ora come opinionista. Sì,
Mauro da Mantova e Donato da Varese a giorni alterni alla Zanzara. No, 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 basta Mauro da Mantova, ci ha rotto il cazzo, basta, basta, basta. Mauro da Mantova! Vai a Radio Padania, venduto di merda! Allora ragazzi, popolo della Zanzara diviso, Parenzo, ma nei sondaggi per il momento online sui vari profili, non solo quelli nostri ma anche del Riccardo da Roma e altri ancora, prevale il ritorno di Mauro, prevale il ritorno di Mauro, noi aspettiamo mercoledì, domani sera, prima del verdetto definitivo. Mamma mia, mi raccomando, facciamo la borsa chiusa, che non vorrei mai ci fossero dei turbamenti sui mercati, per carità. intanto il signor Mauro si esprime così nei tuoi confronti, io non voglio dire niente. Nei miei, perché nei miei? No, nei confronti c'ha questa fissazione dell'ebraismo, ma perché uno è fissato così? Cioè, siamo veramente perché alla... Perché è un malato di mente. Tu dici? Ancora. Beh, no, tu dici, ma è abbastanza oggettivo. Quando è nato Luca là, a Radio 24 Roma, Parenzo, quel coglione ebreo merdoso, schifoso, infame, e repellente e ripugnante, gli ha sequestrato lo smartphone. Ma chi? Luca chi? Non si capisce Luca chi? No, l'episodio al quale fa riferimento il disturbato mentale, qual è? Il depensante disturbato mentale è questo. È venuto un ragazzo qualificatosi qui a Roma in studio come uno del Riccardo da Roma Fan Club. Ovviamente, siccome sono una persona gentile e educata, l'hai fatto entrare, l'ho fatto ovviamente entrare nel Sancta Sanctorum. Sì, era una persona anche civile, ben vestito, di fare l'universitario. Era un emissario di Mauro. Rasato e pulito. E si è seduto qui a ascoltare un po' di trasmissione, mentre eravamo qui mi ha fatto vedere che lui ha una chat con questo Mauro da Mantova, allora gli ho detto dammi il telefono e gli ho fatto i messaggi vocali dal telefono suo. Da lì è nato il famoso complotto per cui sarei anche responsabile della morte di Aldo Moro evidentemente adesso in questo momento, capito? Perché ho non rubato, col consenso di questo simpatico ragazzo del Riccardo, semplicemente visto. Sì, che è venuto qui, gli ho detto mi dai il telefono, facciamo uno scherzo. Ah sì, divertente, dai, dammi idea. Nella chat in cui, perché sta gente malata di mente del Riccardo da Roma Fan Club, chattano con questo Mauro da Mantova. Tanto poi dici il livello del paese è basso. Beh ragazzi, sì, indubbiamente è così. C'è un analfabetismo di ritorno, indubbiamente è così. Senti ancora. Sentiamo ancora. Quel bastardo di Palazzo, io lo so, è classico ebreo, gli ebrei sono bastardi, cioè non è una novità. Gli ebrei sono bastardi, trafficoni, complottisti a prescindere. Infatti io di un ebreo non ho amici, non ne voglio neanche avere. Io di un ebreo non lo voglio avere come amico, ma anche se vuoi, non lo rifiuto, non voglio avere amici ebrei. Avevo un'amica in chat, un momento che è ebrea, non l'ho più cagata. E lei ha cercato, no, io non la cavo più, è di Milano, della Brianza. Mauro da Mantova, ecco, sì. Vabbè. Allora ragazzi, a proposito di quello che è successo a Macerata al carabiniere, ma ce n'è un altro, ce n'è? Mettiamo, dai, ce n'è un altro. Io non voglio avere amici e amiche ebrei, zero. Scusa, mi è sfuggito. Questo voluto che mi è sfuggito perché sto mangiando. Signor Mauro. Ma... ridono tutti qua. Beh, è un caso, poveretto. Io non voglio avere amici e amiche ebrei, zero. Scusa, mi è sfuggito. Questo voluto che mi è sfuggito perché sto mangiando. Cioè, capito con chi hai a che fare. Ma tu con questo qua ci vai anche a cena. Cioè, secondo me la cosa preoccupante tua è anche questa ormai, cioè tu sei diventato uno di questi uno di loro. Ma sì, alla fine sì. Adesso poi dirai Parenzo frequenta solo degli snob, cioè. Io tendo a frequentare persone tecnicamente, tendenzialmente anche più intelligenti di me, cioè mi fa piacere, no? Ma non è snob, capito? Tu sei diventato uno di loro, ormai sei un ma certo, puzzi, scorreve, verutti, cose, non ti lavi. No. Sei uno di questi personaggi che hai creato, sei uno di loro, un apprendista stregone. Fermi tutti. Adesso torniamo a Macerata, dove quel carabiniere ha sparato al romeno in fuga.
col bottino, uccidendolo. È morto dopo 70 ore di agonia, lo hanno incriminato naturalmente il carabiniere. Spaccatura come al solito, oltre che tra me e Parenzo, tra chi sostiene che è giusto indagare, eccetera, eccetera, giusto è, e chi invece dice no, quello è carabiniere, insomma, se non si spara in questi casi, quando si spara? Io ricordo che c'era un deputato della Lega, dato che la Lega ha annunciato un presidio per sabato, un deputato della Lega, te lo ricordi? Com'è che si chiamava? Eraldo Isidori. Eraldo Isidori. Sì, dai, Eraldo Isidori, è quello che ha intervistato la Leiani, che non sapeva nulla, non sapeva parlare anche poco italiano. Cioè, ecco, appunto, poi dopo dici, capito? Vabbè, chiamiamolo, sentiamo. Non è più deputato, ma è sempre leghista, mi sembra. Sentiamo, Eraldo Isidori, Lega Nord. Pronto? Isidori? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, come sta? Oh, bene, bene, tutto a posto. Come andiamo fuori dal Parlamento? Andiamo bene, sto qui in officina, stando lavorando con mio figlio, gli dai una mano. Ah, ma lei è dal Parlamento, è finita l'officina? Sì, perché ero un artigiano io. Ah, ma quanti anni ha lei, Isidori, scusi? Io sono del 40, ho 76 anni. Dunque già sta prendendo il vitalizio, diciamo. È quello che l'ho preso, per due mesi non ho fatto in tempo. Non, il vitalizio, quando il governo è caduto, che è andato Monti, sì. Il vitalizio mancava due mesi per prendere il vitalizio, non lo prendo. Ah, no, lei non prenderà nessun zero? Zero, zero. Mazza, che sfiga però. È sfigato, sì, sei sfigato, sì, sì. Senti una cosa, Isidò, ma tu sei ancora della Lega? No, che so, che sei matto, chi ti muove? Ma per forza, leghista, leghista tutto d'un pezzo, no? La Lega, sono nato con la Lega e finisco con la Lega. Vabbè, ah, certo. Finisce proprio, certo. Finisce, cioè, sei proprio. Molto salviniano? Salvini, ogni tanto mi manda i messaggi, adesso viene un sabato qui a quel signore, quello che è stato ucciso, quel carabiniere ha ammazzato quel delinquente che stava facendo una rapina su una famiglia. Ma, lì, mamma mia, ho visto, sì, ho visto. Che vogliono fare a sto carabiniere? E questo carabiniere lo processa, lì sul giornale c'è scritto delle palle che mi fa specie per quella persona che un processo per pagare i danni e le cose, ma che stiamo scherzando? No, non ho capito niente, scusi, Isidori. Nulla di niente. Allora, questo carabiniere... Che ha fatto? Viene processato perché ha ammazzato questo albanese. Sì, allora? Certo, ovvio. Cioè, difende, noi come Lega lo difendiamo, giusto? Sì, è giusto, giusto niente, che giusto, no, aspetta, scusi, aspetta. Vabbè, aspettiamo. No, voglio dire, andate a difenderlo in piazza, no? Sì, facciamo una manifestazione e ci vai pure tu. Ci vai pure tu, ci vai? Sì, sì. Per forza. Io ho diversi amici qui giù e sono ancora conosciuto, mi vuole bene. Senti, ti faccio qualche domanda, ma che ne pensi dell'eutanasia? Prego? Che ne pensi dell'eutanasia? Non ho capito. Che ne pensi dell'eutanasia? E che ne penso? Che qui non lo so come avevo pensato. Io la politica... Sì, non gli sto più dietro come prima, capito? No, beh, certo. L'eutanasia per gli immigrati, però, magari solo per gli immigrati? Va bene. Per gli immigrati, sulle partenze là, se barcano, bisogna fermarli. Certo, ci vorrebbe l'eutanasia per gli immigrati, quindi. Basta vedere parlare di immigrati. È evidente. Eraldo? Sì. Eraldo, volevo capire, ma DJ Fabo lo conosci? Chi? DJ Fabo. No, non lo conosco. Ma sei d'accordo o contrario all'eutanasia? Sono d'accordo, dai. Cioè che fare? Saluto che mi sta chiamando uno, dai. Grazie. Eraldo, aspetta un attimo, due domande e poi ti lascio. Sai che cos'è il Jobs Act? La tua opinione qual è? Non ho capito. Sai che cos'è il Jobs Act? No. Senti, invece voglio capire una cosa. Tu che ne pensi degli eterosessuali? Lì è un casino. Meglio non parlarne. No, gli eterosessuali, che ne pensi? Meglio non parlarne di questa roba, dai. No, ma voglio capire che ne pensi degli eterosessuali. No, non gli rispondo, dai. Ma perché non me vuoi rispondere? Perché non me vuoi rispondere? Io non te rispondo, dai, sono cose molto delicate, dai. Ma no, gli eterosessuali, che ne pensi? Cioè, che giudizio dai sugli eterosessuali? Un giudizio che non si può fare quella roba là, dai. Cioè non si può fare l'inculata tra i gay, dici? È uno schifo proprio, uno schifo proprio, tu dici. Cioè gli eterosessuali non ti piacciono proprio, gli etero? No, vai via, per carità, manco di parlarne. E i rom? I rom sta a casa sua perché vengono qua, fanno
fanno casino e basta, perché non lavorano, non lavorano, e cercano i soldi nostri, stanno sui supermercati, chiedono un euro. E che bisogna fare? Bisogna dare 5 anni sul posto, te guadagni da mangiare da te stessi senza che gli aiuti a mangiare noi. Dai. Cioè tu dici bisogna recintarli? Recintarli sì, perché sono gentaglia. Tu sai che cos'è il Glory Hall? No. Quello che sta... Saluto, Mattarello, mi hai fatto tante domande. Quello che sta nei club gay, sai, sei mai andato in un club gay tu? Ma cammina, ma sta scherzando. Ma perché? Ma che male ti hanno fatto? Se uno si avvicina e ti vuole... Non è normale, non è persone normali. Queste sono tutte persone che sono ammalate, dai. Ma se uno si avvicina e ti vuole toccare il sedere a te, tu che fai? Ma vai, ciao, ti saluto, ciao. Ma amico mio, ma succede ogni tanto, eh? Ciao. Mi sta deludendo quasi tutto. Ancora un'altra. Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare? Dov'è finita? Il cliente è infuriato. E non la trovo, troppi documenti. E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienza e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. Pensavi di non farcela, prima di riuscirci. Pensavi di sbagliare, prima di vincere. Pensavi fosse troppo anche per te, prima del successo. Pensavi che non avresti mai guidato Maserati, prima di Ghibli. Maserati Ghibli 2017, da 68.800 euro. Scopri come averla e prenota il tuo test drive su maserati.it. Benvenuti a bordo di Euronics. Si parte con il facciamo a metà. Fino all'8 marzo, acquistando due prodotti diversi a scelta, uno da almeno 499 euro, sconto del 50% sul meno costoso. Limitazioni su euronics.it. Buon volo da Euronics. Buongiorno, vi parla Plan, la più antica ONG al mondo. Ci dedichiamo ai bambini nei luoghi più sfortunati del pianeta. Ci stanno a cuore le ultime degli ultimi, le troppe bambine che non vanno a scuola, che lavorano, che devono sposarsi al tempo dei giochi. La campagna lanciata da Plan, Because I Am a Girl, vuole metterle in condizioni di vivere come bambine. Per aderire, Plan International Italia, www.plan-international.it. Sei ingegnere, architetto, progettista e cerchi la migliore soluzione antisismica? Vai sul sicuro con Ruregold, l'unica soluzione certificata per i rinforzi strutturali secondo lo standard AC549. Ruregold è antisismico, resistente al fuoco, facile da applicare anche in ambienti umidi. Con Ruregold puoi difenderti dagli eventi sismici e rinforzare strutture di ogni tipo. Ruregold è un prodotto Ruredil. Scopri Ruregold su rinforzistrutturali.it. Ruredil è a Made Expo, dall'8 all'11 marzo, Fiera Milano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Sempre negativa Wall Street, con la Dow Jones che ora perde lo 0,14, lo Standard & Poor's 500 in flessione dello 0,31. Dunque andamento negativo per la piazza americana in attesa dell'intervento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Congresso. Quella di oggi invece è stata una giornata positiva per le borse europee, che hanno chiuso tutte sostanzialmente positive. La migliore è Parigi, che ha chiuso le contrattazioni con un rialzo dello 0,3. Si fermano allo 0,1% Londra e Francoforte. La maglia nera va a Milano con la FTSE MIB che termina le contrattazioni chiudendo piatta, meno 0,01%, il FTSE All Share con un debole rialzo dello 0,16. In cima al listino principale svetta il banco BPM in rialzo del 2,7, in terreno positivo è la gran parte del comparto bancario, mentre in fondo al listino compare Exor che perde 2,14 punti. Infine i cambi, euro su dollaro 1,0603, ed è tutto. Brother presenta l'offerta Smart, il servizio di stampa gestita più smart che c'è. 200 pagine mese incluse, 3 anni di fornitura toner originali, 3 anni di assistenza e garanzia dedicata a soli 8,90 euro al mese. Scopri tutti i dettagli dell'offerta su brother.it. Brother, it's your side.
Oggi a svolte un imprenditore caparbio, il cui business però attraversava condizioni difficili. Tra pioggia, ghiaccio, strade viscide, buche, raggiungere i miei clienti era un incubo. Poi la svolta. Ho preso un transporter 4Motion. Ora arrivo ovunque in tutta sicurezza. Raggiungi i tuoi obiettivi in ogni condizione con i veicoli commerciali Volkswagen dotati di trazione integrale 4Motion. Fino al 31 marzo su Transporter il sistema 4Motion è tuo senza sovrapprezzo. Con leasing in 5 anni, TAN 186, TAEG 308. Volkswagen veicoli commerciali. Il lavoro come lo vorresti. Assenteismo? Axerta. Dal 1963, investigazioni a tutela di aziende e istituzioni. 800-800-007. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. Caro solito Suf, tu sei solo tecnica. Io prima di tutto performance. Tu sei esaltazione della ragione. Io prima di tutto equilibrio fra meccanica ed emozione. Tu sei la monotonia. Io sono Alfa Romeo. Quando finisce il SUV, comincia Stelvio. Alfa Romeo Stelvio First Edition 280 cavalli benzina. Scoprila in tutte le concessionarie Alfa Romeo. La Zanzara. Lorenzo che scrive il libro per l'euro, per l'Europa. A parte che vabbè, se sa che non capisce un cazzo d'economia. Ma Stiglitz che lui cita sempre, forse perché è ebreo, adesso non lo so se è ebreo, ma comunque lo cita sempre. Ma lui lo sa, Stiglitz, cosa pensa dell'euro. Andasse a cercare gli articoli, ce ne sono centinaia. Ma è veramente un pagliaccio, va. Dentro la gabbia ci dovevano mettere quell'imbecille di Parenzo, quel coglione, quel cornuto che difende gli zingari. Bastardo, porco! Parenzo, io ti vorrei aprire la testa con l'ascia di Jack Nicholson in Shining per vedere che ci sta. O c'è la segatura, oppure c'è la sabbia. Oppure è andato in putrefazione qualcosa, perché se no non puoi ragionare così. David, la canzone che tu reputi una schifezza è degli Zen Circus e ti garantisco che parla di tutt'altro fuorché di discriminare gli zingari. Ti invito a leggere il testo perché secondo me potrebbe anche piacerti al posto di ascoltare quella merda di Calcutta. Ciao. Facciamo un delirio! Non ti puoi stare nell'angolo rottile della vita. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Ma mi pare che sia... Ma io ne fa a posto. Non ti puoi stare nell'angolo rottile della vita. Ma che ho? Ma lo puoi cortile? No, ma è sopra evidentemente... Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Va, vediamo, dai. Poi le fa apposta. Ho fatto un montaggio. Capito. Ho fatto un montaggio. Abbiamo dovuto togliere qualche cosina, diciamo, no? Credo di sì. Hanno fatto un montaggio. Con Mosconi e l'urlo delle zingare. L'urlo delle zingare, sì. Ormai non riesco, ogni giorno che andiamo in onda, non riesco a immaginare fino a dove si può sprofondare, però evidentemente il pozzo è ancora profondo. Ancora. Facciamo una trasmissione! Una trasmissione da urlo! Un altro
sano di mente. Mi hanno segnalato, altro sano di mente, che in realtà mi hanno segnalato che c'è un rabbino di un film. Un film che si chiama Simon Konianski. Vabbè, certo, in cui c'è la figura di un rabbino che fa il vecchio saggio, che dà dei consigli. E praticamente che ha una soluzione per tutto, no? E dunque consiglia a un certo punto a un signore che vuole liberarsi del figlio che abita dentro casa, che ancora non se ne va da casa, che cosa fare. A un certo punto gli dice: beh, puoi tranquillamente pisciare nel lavandino. Grazie, rabbino. Grazie. Dimmi, tieni sempre la TV al massimo? Sì. Gli proibisci di fumare? E non ha ancora deciso di andarsene? No, rabbino. E allora piscia dentro il lavandino. Ma papà, che schifo, non puoi pisciare nel cesso come fanno tutti. È casa mia, se voglio pisciare nel lavandino, io piscio nel mio lavandino. Non so se alla fine se ne va il figlio, dopo che il padre disperato va a pisciare nel lavandino. Ho mangiato delle frappe, come si dice a Roma, delle cose fuori qua, mi è venuta una cosa alla gola. Ernesto, allora, da Bari, intanto vai, il nostro rabbino, quello che non hai chiamato più e che poverino, sì, invece comunque ti saluta. Se vuole parlare di Froci, parliamo, se di Froci nell'ebraismo. Ti saluta, ti ringrazia, però lui continua a seguire, a monitorare, certo, questo inferno in terra sostanzialmente. Allora, ma ha mandato una barzelletta meravigliosa che però adesso io purtroppo non trovo, perché nelle chat te la trovo subito, eccola qua, la barzelletta del giorno. La moglie al rabbino: caro, ma tu non mi compri mai niente? E il rabbino: ma moglie cara, non sapevo nemmeno che tu volessi vendermi qualcosa. Genio, Vabbè. Ernesto, Bari, vai. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Volevo fare una domanda a Parenzo, perché è da qualche giorno che mi sto ponendo una domanda. Ecco. Sì, fai una domanda a Parenzo, dai, fai una domanda a Parenzo. Siccome che vedo, sento spesso che lui carta e penna, querela di qua, querela di là, invitava prima te a querelare, che ne so, come si chiama lì, Carabue. Vabbè, allora? Ecco. E mi domandavo, ma lui ha querelato Maurizio Gasparri dopo quante ve ne ha dette? No, non abbiamo, perché io non querelo nessuno, né lui né... No, né, vabbè, io. Tu Cruciani... Ma non ho capito perché dovrebbe, querelare Gasparri, che ci ha attaccato pubblicamente qui. Perché? Perché ne ha dette tante. Vabbè, ma che c'entra? Non è che tutte le cose... Vabbè, Ernesto, non l'ha querelato, chiaro? Ah, bene, no, era una domanda che mi ponevo. Ma perché fare... ti ponevi questa domanda se Parenzo ha querelato Gasparri? Perché sento dire spesso a Parenzo, che ammiro tra l'altro come persona per quanto riguarda educazione e buon senso, ecco. Che, vabbè, ciao, Paola Modena, comunque. Paola, dimmi. Pronto? Dimmi, Paola, dimmi. Buonasera. Volevo, signora, fare una riflessione con Parenzo, perché non capisco, sarò noiosa perché tutti dei rom, però io la penso come lui, nel senso che le persone non devono essere discriminate, per l'amor di Dio, però lui ha mai subito un furto da un rom. Allora, io il 22 dicembre, mentre facevo la spesa, mi hanno rubato la borsa. Questa è grave. Come mai le hanno rubato la borsa, signora? Perché fanno quello i rom. Che erano dei rom? No, erano dei rom, perché tutti i giorni mi sono trovata in questura con altre decine di persone che nel parcheggio dei portali a Modena della Coop, siccome dietro c'è un campo rom, loro fanno quello. Ma d'altra parte, ho scoperto l'America. No, questo è molto grave. Questo è molto grave. La signora... è molto grave. Nella borsa io, perché che c'aveva? Avevo delle cose che mi scaldavano il cuore, tipo? Nel senso, le chiavi di casa. Le chiavi di casa non scaldano solo il cuore. Poverina, marito che è morto. Non ho capito che c'aveva di suo marito che è morto. Le chiavi di casa anche. Usavo le sue ogni volta che le prendevo in mano. È un valore
Certo, ha un valore affettivo per la signora, è giusto. Le chiavi di casa del marito, che vuol dire? Ma tu sei un animale, ma no, l'animale no, vero di sei casa tu. Del marito, dai, la signora poverina ha subito no, va il bene, trauma, per carità, assolutamente. Non soltanto della borsa, io la capisco, ma addirittura sì, di un affetto, è certo, della certo, borsa, certo. Loro quanti soldi c'erano, signora? Quanti soldi? Ma ti sta parlando di ma molti, ti sta parlando di un'altra cosa che ha più valore? No, 400, che stai scherzando? Cioè, no. Sì, però è più ferita delle chiavi del marito, capito? Che ne avrei pagati altri 400 io per riavere. Io la capisco, un bigliettino signora. Di mio marito, ma che... farò sciocca. Ma c'era però... pure il bigliettino, c'era? Guarda, tra l'altro. Che c'era cose... di suo marito, signora mia? Ma non sì, può. Delle cose di mio marito. Ma non tenga mio... tutto in borsa, pure ma lei che te ne va frega in giro te, con la borsa con le cose del marito morto. Adesso. Abbi pazienza. Scusa, io faccio fatica ma a passare. Ma certo, signora, ha ragione. Tutto. Certo. Mi consolo sì, con quello ma che credo ma, io ma va bene poi brava. Della gente perché mi bastava prenderlo in mano questo bigliettino insomma delle cose ok ma certo. Lo lascia a casa ma lo lascia a casa queste cose non le porti dietro signora non le devo portare dietro perché il rom esatto ma uno ma scusi è come uno che va in giro lei signora è anziana no, non sarà sarà anche no, abbastanza beh, adesso poi. Sarà anche abbastanza beh. Distratta no io ma io glielo dico con affetto no, scusa, le cose cui uno tiene le cose non sono anziana cioè le cose che dire, uno sono sì. Mica sclerata no appunto, quello appunto, però appunto. Signora mia le cose cui uno tiene no se uno tiene a delle cose lì non se le porta dietro in borsa se le lascia a casa le fotografie vabbè comunque lei l'ha portata in borsa vabbè allora cioè, perché, a parte che nelle borse delle donne c'è cioè, il mondo è vero perché ma uno voglio dire sarà libero allora io dico a Parenzo diciamo io a Parenzo, che sì. Sì a Parenzo Parenzo perché, è a favore dei rom Parenzo no, sì perché con te ma non dei ladri non posso parlare perché eri l'idolo di mio marito io ascolto la zanzara non era morto perché... suo marito scusi beh sì perché c'entra era l'idolo di mio ah marito. Era ho capito è l'idolo ho capito no era ma quando no, è morto guarda, suo marito signora scusi 2 anni fa mamma mia mi spiace ecco e di conseguenza io ho incominciato ad ascoltare la zanzara perché lui ascoltava sempre la beh, zanzara era, e l'idolo era Parenzo l'idolo di suo marito no, era Parenzo no sei tu dai non prendermi beh. In giro che non sono ma l'hai detto, l'ha detto prima ho detto Cruciani non, con te non parlo perché eri l'idolo di mio marito però e perché io non parla perché non può parlare perché con magari me? Si emoziona ho capito ma perché gli devi dire così la signora ha una sensibilità dai sì no ma perché non parlo perché comunque lui diceva sempre che avevi ragione per cui io non mi voglio proprio mettere contro di te però dico sì. A Parenzo eccomi appunto, signora Parenzo andiamo contro Parenzo dai andiamo contro Parenzo ecco signora sì, che fare tutta sta polemica perché le hanno chiuso in una gabbia per l'amor del cielo non è da dire che deve essere combustibile però, non, però lasciamoli in pace questi due dipendenti della Lidl no signora esatto esatto e io però Parenzo sono curioso di ieri come se gli avessero tolto le unghie ma dai signora però io che sono fanno loro certo sono curioso di sapere appunto quello che hanno fatto a lei dentro la sua borsa cosa c'era di suo marito io sono abbastanza curioso cioè, ecco allora le chiavi di casa che erano le sue ogni volta che le prendevo in mano sentiva il calore sarà sciocco però no che sciocco per carità assolutamente poi avevo un biglietto sul quale non ti dico cosa c'era scritto che mi aveva scritto lui sì. Avevo una foto avevo un portachiavi di una macchina che tra l'altro avevo trovato tutto rubato? Tutto questo rubato? Tutto? Tutto allora tutto. Questo cazzo ma di rom di merda dove erano? Testo. Aspetta adesso mi incazzo perché adesso va bene tutto che secondo me lei doveva lasciare questa roba a casa andava lasciata a casetta dentro, dentro il cassetto lei prende si ricorda suo marito si emoziona piange fa quello che vuole però a casa sua cioè non è che si porta dietro la borsa che non serve a niente durante la giornata che ma non serve a niente portare dietro la borsa però accantoniamo questa cosa accantoniamo vabbè, questa adesso che non sia colpa mia perché no perché dai, però mettiamo ma cosa le dici no dai, però mettiamo da parte questo argomento Paolo
Paola, mettiamo da parte quell'argomento che secondo me lei questa roba qui in borsa la doveva tenere a casa. Mettiamo da parte questo. Adesso, signora mia, io mi incazzo. Ha già subito il furto. Mi incazzo con i signori rom della coppa. Lei mi deve dire esattamente quale coppa è. Mi dica esattamente quale coppa. Vedrà che io le faccio ritrovare tutto. Cos'è che le hanno rubato questi bastardi figli di puttana, pezzi di merda? Lo deve dire pure lei, però. Sono dei bastardi figli di puttana, pezzi di merda. No, però, signora, prima mi dica questo. Questi signori rom che mi hanno rubato le cose di mio marito, cui io tengo tanto, il portachiavi con le chiavi, la foto, il bigliettino, sono degli infami luridi pezzi di merda. No, ma questa giusto? Ma io lo dico, sai cosa ho pensato? No, ma me lo dica, io... sono dei pezzi di merda, la voglio sentire dalla sua. Pezzi di merda, ma bene, io ottimo. Subito quando mi hanno detto saranno stati rom in questura, me l'hanno detto, ho detto ma datemi il camion di Berlino che entro nel campo. Beh, ottimo, perché... ottimo. Che vuol dire il camion di Berlino? Non ho capito. Il camion che quello a dell'attentato. Berlino entra... dell'attentato. Beh, amica mia, amica mia. Siamo al top assoluto. Prendiamo il camion di Berlino imbottito di tritolo. No, ascolta. Come no? Il camion di Berlino, se no come? Con una doppia sofferenza, perché io non sarei così. Non è però così. Però ti inducono a pensare così. Perché quando ti vengono proprio a violentare quella che è la tua anima, non puoi rimanere sempre lì, poverini, siamo tutti uguali, ma col cavolo! E dunque prendiamo questo camion di Berlino. No, dai, l'ho detto per dirti l'assurdo che invece vorrei. Però allora mettiamo Paola, mettiamo le cose in chiaro. Dammi una localizzazione importante. Una localizzazione. Sì. E la COP, dove è avvenuta questa porcheria? Questa schifezza? Portali si chiama. Che è Portali? I portali dov'è? A Modena città? A Modena, fianco alla questura. Di fianco alla questura. Allora, sì, cari amici miei. Un campo rom. Allora, c'è tutto, la COP, le cooperative, chissà che c'è sotto, le cooperative, la questura, la signora con la roba del marito e anche il campo rom dietro. C'è proprio un concentrato di porcherie. Sì. Allora, io dico una cosa. Cari amici del campo rom vicino ai portali, avete rubato delle cose preziosissime a questa signora Paola da Modena, le quali dovevano essere lasciate però a casa. Però questa è la mia considerazione, lasciamo perdere. Che sono le chiavi, non ci fate niente con queste cose. Lei ha cambiato le chiavi, però le chiavi di casa le ha cambiate. Le chiavi di casa. Dunque, non potete più rubare nemmeno a casa della signora. Il bigliettino della signora. E altre cose ancora. Non mi fate incazzare. Campo Rom di Portali, amici Rom che ci sentite. Parenzo, fallo tu l'appello, perché gli amici Rom sono i tuoi, i miei. Li conosco io, però. Amici Rom di Portali, restituite almeno, se non i soldi, perché i soldi ve li siete inguattati e va bene, ormai non li restituite perché siete dei ladri matricolati. Almeno le cose fondamentali per Paola. Io il giorno dopo sono andata con una zingara lì. Allora che è successo? Ecco, perché sono. Ero all'era e c'era una zingara che chiedeva l'elemosina. E che è successo? E allora gli ho detto, guarda, mi è successo questo ieri, io sono disposta anche a darti altrettanto, però per favore mi fai trovare le cose che avevo dentro la borsa, che a loro non gliene frega. Esatto, cari amici del Campo Rom, questura del vicino al... ritrovate le cose della signora, che è successo? La ritrovate o nostre cose? Ho trovato, ha ritrovato qualcosa, dice lei, ha ragione, si è lucida. Niente. Allora sono andata con questa zingara. E lì è appunto con lei. E che è successo? Perché mi ha detto portami lì che così io vedo dove possono essere scappati. E allora? Mi ha detto ma com'era la borsa? Ho detto grigia, che cos'è grigio? Dunque, andiamo veloce Paola, veloce allora. E dice poi com'era? Ho detto di coccodrillo, fa, non la trovi più. Vabbè, allora hai il numero di telefono di questa zingara? Hai il numero di telefono di questa zingara? Ottimo. Allora, dammi il numero di telefono, poi ti... ciao. Ma Paola, vuoi essere aiutata o no? Vuoi essere aiutata oppure no? Ma sì, ma lei mi ha detto che mi aiutava. E allora non ti preoccupare, facciamo noi, faccio io, vedrai che risolve... Sì, no, ma lei non era di... No, ma mica devo... Ma devi andare lì. Ma non ti preoccupare, facciamo tutto. Sono andata lì con lei, però lei ha passato lì un'ora, ma lei mi ha detto, guarda, se la borsa era di coccodrillo... Ma tuo marito nella vita è stato uno fedele oppure era un puttaniere? No, un amore. Non era un puttaniere, no?
No, no, cioè forse lo sarà stato quando però non era con me. Una storia bellissima la mia. Cioè non era un traditore, un puttaniere. No, no, guarda, vedi Parenzo, vabbè, che lui è buono di modi, vabbè, e di forma, vabbè, si lascia perdere, perché è veramente una cosa molto, molto bella. Ciao, ciao, ciao Paola. Sono contenta, però Paola, ti devo salutare. Se tu non vuoi, ti faccio complimenti, perché lui era innamorato di te. Ciao. Lo so, ciao amica mia. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Ah, andiamo avanti, andiamo avanti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Stai zitto, ciucciacazzi. Radio 24, libera la voglia di fare.